Sì, devo fare la storia. Bene, stavo premendo per andare sulla chat e ho quasi premuto end broadcast durante il... No, perché? Perché è poco sopra il comando. Buonasera, buonasera Federico. Ciao Federico, finalmente, sono contenta che ci puoi seguire. Teoricamente è sera, buon pomeriggio, quello che volevi. Allora, ciao Calva la Grab. Ciao Calva la Grab, ciao Marcos. Ciao Polmok. Polmok, ciao. Facciamo la storia che siamo in live. Dai. Ok. Bene. Simbolo della, della vittoria e della pace, sempre e comunque, viva la pace. E... No, viva la pace, sei venuto tipo così. Ah, bello, L'Oreal proprio, ADV, eh? Sì. ADV. Allora, siamo in live. Questo pomeriggio, per chi è passato senza sapere del cambiamento, è un po' diverso rispetto ai soliti, perché non stiamo facendo analisi di un capolavoro, ai noi, veramente. Il nostro cuore piange a sapere che abbiamo dovuto saltare. Però, con una grande consolazione, che per l'ultimo appuntamento avremo Andrea di Bianco, Rosso e Blu, quindi non perdetevi l'appuntamento della prossima settimana. Assolutamente, assolutamente. Quindi questa è una live Q&A, si parla, Marcos arriva proprio preciso di cosa si parla, niente, tutto come sempre, esattamente, si parla di quello che volete voi. Noi avevamo pensato, io lo dico, io mi prendo la responsabilità di dirlo, mi prendo questa responsabilità, Sara, di dirlo, perché noi ci siamo rimasti molto male di non averlo potuto fare, ma lo faremo in futuro, di fare una bella tier list dei film Pixar inaugurando la rubrica Non è Comics Universe, in cui non parliamo... Esatto. Di Marvel e DC, ma parliamo d'altro. Però ci hanno fatto sapere, giustamente, dalle altre sfere, buongiorno Ilaria, che è anche dedicare spazio a questi argomenti, non far partire così di botto senza un senso. Darth Vader non l'ha presa benissimo che oggi non c'è analisi di un capolavoro, eh? Ma non l'abbiamo presa benissimo manco noi, sì, guarda, io tristezza totale. Possiamo però anche la prossima settimana ci sarà il grande appuntamento finale e poi si riprenderà in autunno con l'analisi di un capolavoro, perché abbiamo fatto una lista di tanti capolavori da analizzare e questa stagione la chiudiamo in grande con il mio fumetto preferito, forse uno dei miei fumetti preferiti, che non conosce nessuno e che quindi seguitela. A proposito, avete visto il trailer del nuovo film di Disney Animation Encanto? No, non sì, è bellissimo, è bellissimo, mi incuriosisce un sacco, solo che non ho ben capito, cioè nel senso, siccome l'ho visto una volta e l'ho visto pure in maniera abbastanza distratta, non ho capito se la protagonista è quella ragazza, quella signora, sì, con gli occhiali, perché se è quella signora lì, è una roba interessante, cioè stanno variando pure il range di età se dovesse essere lei. Tu cuoco Ilaria! No, non volevo mettere questa. Te lo mando sul gruppo. Ah, sì, tu intanto. Ma poi, vabbè, non lo posso vedere adesso. Ah, vedi quanto mi piace il design. Allora, Marcos ci chiede come è andata a finire con Twitch il problema dei follower. Valerio, credo che abbia contattato l'assistenza di Twitch e speriamo. Hanno risposto subito con una mail automatica e niente, vediamo poi. Però, insomma, hanno preso atto del problema. Io sono tranquillissimo, ragazzi, da questo punto di vista, perché è chiaro, abbiamo la fortuna, tra virgolette, nella sfortuna di non essere il primo caso di una cosa del genere, quindi insomma Twitch sarà sicuramente preparato a una cosa del genere, non abbastanza da non mandarci nel panico, perché insomma, vabbè, non mi metto a parlare male del piatto in cui mangio, però due soldi per capire, per avere una roba, un algoritmo che capisce quando ti bottano e quando ti botti te, non lo so, una roba magica, potrebbero farlo, però va bene. Allora, se dovesse essere lei... È molto interessante perché stanno iniziando a variare il range di età. Sì. È vero che c'è comunque Up, anche se è Pixar, e però comunque ha un protagonista un nonnino e un bambino. Invece qui... Vabbè, ma Pixar ce ne stanno varie di età. Di Pixar sono sempre stati variegati con l'età dei protagonisti, già Toy Story... Però comunque diciamo invece Disney aveva un range di età molto più ristretto, no? Questa cosa è carina proprio, sì, devo dire. No, ma poi dare spazio agli insegnanti, credo che lo possano fare nel caso per... lì è sempre Pixar, però appunto magari per il successo della Pixar con... Lapsus, film bellissimo della Pixar, uscito prima di Luca, uscito a Natale,
Allora, Raya Disney. No, quell'altro, mazza, quello incredibile, quello bellissimissimo sulle emozioni, sulle cose. Ah, ok, non è sulle emozioni, Soul. Soul, esatto, sì, va bene. Non è sulle emozioni, sull'emozione era quello di Inside Out. Lo so, però in un certo qual modo lo è, perché sono le emozioni che sperimenta. Vabbè, non sto a spoilerare Soul. Sì, beh, Soul ha un insegnante. Soul è meraviglioso, sì, sì. Mio Dio, guarda che io, Pixar, ho veramente gravi problemi a decidere il mio preferito. Perché ne sputano fuori uno bello dopo l'altro, è surreale. Credo di dover sempre andare dove mi porta il cuore, quindi eventualmente, sai, i vari Toy Story, Wall-E, quelli là c'hanno Monsters & Co. Dio mio, non li posso elencare, perché poi non so decidere anche mentre elenco la mia top 3. Up è meraviglioso. Up, mamma mia, Up è incredibile, assolutamente. Però effettivamente è difficile dire qual è il più bello tra i film Pixar, cioè... Sì, è vero. Toy Story e basta, dice Darth Vader. Vabbè, Toy Story è leggendario, raga. Toy Story è un miracolo di film. Toy Story 2 è pazzesco, io lo adoro. Io li amo tutti e tre uguali. Cioè, non, il 3, vabbè, bellissimo. Ah, poi c'è il 4, è vero. 4 è bello, non mi ha colpito, a parte verso il finale, non mi ha colpito tanto quanto gli altri. Però a me Toy Story 2, cioè, lo so che... Il fatto è che inizialmente Toy Story 2 era visto come ah, più bello del 2, non serve farne un 3. E poi hanno fatto il 3, ah, più bello del 2 e dell'1. E il 2 è andato un po' a calare, mi pare, in percezione generale, soprattutto rispetto all'1, però io lo adoro. In realtà no, in realtà il 2 è andato anche meglio del primo. No, certo, a livello di incassi sì, intendo percezione generale, quando ne sento parlare... c'è sempre Toy Story 1, Toy Story 3 e poi Toy Story 2, di base anche quello è bello, non gli viene prestata troppa attenzione e secondo me è un peccato perché scoprire il passato è il 2 del 3 a parte per la scena di Buzz messicano, che quella penso che vale tutti i tre film, anzi tutti e quattro. Buzz messicano è la vita e comunque allora sono felice che stiamo parlando della Pixar, quindi finché non arrivano altre domande che portano al di fuori della Pixar. Stanno parlando nei commenti, siamo riusciti a spostare l'argomento dove ci vogliamo. Però volevo rispondere a Jack Jones che ha chiesto un commento senza spoiler di Black Widow. E, a me è piaciuto molto. Abbiamo fatto la live io, Andrea e Luigi senza spoiler, che se vuoi ti puoi andare a recuperare. E lunedì invece faremo la live con spoiler di Black Widow. E devo dire che comunque è un film che merita di essere visto e merita di essere visto al cinema. Ciao Dario, certo, i suoi difetti, però. Assolutamente. Federico dice una cosa interessante, questo qua è un progetto di cui non si parla assolutamente nonostante il suo impatto. Aspetta, lo metto in evidenza. Lightyear, il film su Buzz Lightyear, che però Buzz Lightyear, non il giocattolo, Buzz Lightyear, quello su cui hanno fatto il giocattolo, doppiato da Chris Evans in originale. Non ne ho idea del progetto di cui state parlando, perché io non ho visto niente, cioè non mi è arrivato niente. Ma se ne è stato annunciato tempo fa all'Investor Day tempo fa, quando annunciarono tutti quanti i titoli. Praticamente lo cerco un secondo, vedo se mi esplode tutto. Va bene, intanto io guardo qualche altro commento. Allora, e altra domanda logistica: ad agosto, quando nessuno sarà a casa, come farete le live? Le sospenderete? Credo che no, sospenderle non penso, però credo che le diminuiremo. Sì. Quindi non vediamo un attimo, è una bella domandona, Marcos. Poi l'ho trovato. Ecco, questo qua è l'unica immagine che è uscita dall'Lightyear ed è il film sulla persona base Lightyear su cui si basa il gioco. Io lo adoro. Guarda quanto è bello poi. È fantastico, Ci hanno preso allora, lo sai cos'è incredibile dal punto di vista grafico? Che hanno preso la versione giocattolosa, cioè disegnata in modalità giocattolo, e l'hanno resa realistica per realizzare la parte realistica da cui è stato ispirato. Cioè, è una roba che ti esplode il cervello, ma è fantastica. È un film, da quello che ho capito, in universe, nel senso che nel mondo della Pixar, di Toy Story, questo è il film su cui si sono basati per fare il giocattolo Buzz Lightyear. Cioè ne hanno parlato inizialmente dicendo: abbiamo sempre pensato che Buzz Lightyear fosse basato su questo film d'azione figo, fantascientifico, quello che sarà, insomma, estivo,
e adesso lo vogliamo realizzare, cioè vogliamo farvi vedere da dove nasce Buzz Lightyear. Abbiamo visto questa cosa. Eh sì, è praticamente il corrispettivo. Grazie Map per il follow. Grazie mille. Grazie per il follow. E abbiamo visto, io penso è bello, grazie. Io pure, Marco M. Marco M. Io però voglio a sto punto il film su Mr. Potato. Ah beh, è forte. Allora, Mr. Potato esisteva sono un po'. Sono un tubero sposato. E Mr. Potato è un po' tosta perché era un giocattolo molto vecchio che hanno inserito in Toy Story, non è una loro creazione. Però per Buzz invece viene facile proprio perché appunto possono creare tutto loro, cioè non quella è l'origine del giocattolo praticamente, il che è fico. No, non l'ho visto, ma adesso che me l'hai detto lo andrò a vedere infatti. L'ho visto anch'io oggi perché stavo cercando un film su Disney Plus. Questa è una slot ormai presa da quando facciamo analisi di un capolavoro. Aspetta, non ho capito che risposta. Insomma, cos'è sta diretta tirata fuori dal nulla, maledetti. Sì, dobbiamo riempire il vuoto di analisi di un capolavoro, perché sennò questo giovedì potrei passare. Allora, Mario, mentre Ivan piange lacrima amare. Allora, situazione spoiler Loki e Black Widow. In questa live non facciamo spoiler né di Loki né di Black Widow, quindi è zona sicura. Sì. L'analisi con spoiler di Loki avviene ogni mercoledì, quindi quando esce. Sì, abbiamo fatto quella della puntata di ieri, insomma. La live spoiler di Black Widow sarà lunedì, se sei interessato. Poi Sara, mi sono appena reso conto che non abbiamo detto niente di quello che diciamo che dobbiamo dire. Siamo dei disastri, possiamo un attimino specificare questa cosa? Vabbè che sono sempre tutti i nostri cari amici che sanno tutto quanto, vabbè, lo facciamo breve. Seguiteci su tutti, punto esclamativo social in chat per vedere tutti i nostri social, punto esclamativo Prime se vi volete abbonare e sostenere Comics Universe in tutti i suoi aspetti. Andata, bene, e venite aggiunti al gruppo di Telegram. Penso che Alessio ci stia lanciando le peggio macumbe per non aver detto bene la sigla, cioè... Vabbè, alla fine. Abbiamo un'ora, non possiamo passarne in mezza a fare la cosa che tutti quanti sanno. Verrete aggiunti al gruppo. Da un'ora viene fatta. Lo so. Vabbè, ormai però... Allora. Ecco. Ma Alessio spunta fuori solo quando lo nomina, incredibile, obito giusto. Allora, Marco, cosa è animazione CG o classica? Facci sapere. Credo. O no? Allora... Ah no, forse Monsters & Co., tutte e due CGI. Facci sapere. Ah, parlavamo di Buzz. Credo forse... CGI. Sì. Allora, The Spider, ma questa settimana non doveva uscire il secondo trailer di Venom, La Furia di Carnage? Si mormorava, però... Aspetta, grazie mille a Podcast Fiore per il follow. Grazie mille. Bel nome poi, Podcast Fiore, carino. Bellissimo. Per quanto riguarda il trailer si mormorava, però alla fine siete che non era quello il trailer in questione. Allora, praticamente per quanto riguarda il trailer, da quello che ho capito è così che c'è in preparazione un trailer, quello è poco ma sicuro, è già stato fatto una cosa così, però si pensa che possa essere un trailer da mandare al cinema, e molti trailer che vanno al cinema poi... Allora, la regia mi ha dato delle ottime informazioni. Tipo di mucca e pollo, però solo la esatto. E allora mi ha detto che è stato classificato un nuovo trailer di Venom, La Furia di Carnage, quindi esiste, c'è. La cosa che non si è capito è se il trailer con le medesime scene montate in maniera diversa o un trailer con scene diverse. Come dice il nostro caro Alessio, possono tenerselo il trailer. È quello che ho detto praticamente che c'è l'opzione che sia un trailer fatto esclusivamente per i cinema, quindi lo stesso altro trailer, però va a finire al cinema e non finisce per forza di cose online nel caso. Bisogna capiamo. E si allora, aspetta un attimo che qua vedo una domanda. Sto andando un po' random, ragazzi. Se sono domande poi importanti, riproponete. Riscrivetevele, vi diamo la nostra benedizione per riscrivere le domande nel caso... Allora, domanda no spoiler su Black Widow. C'è dislivello tecnico e di penna con la serie? A mio parere no. Con la serie? A mio parere...
No, penso, aspetta, non credo che forse intende la sceneggiatura. Io perché serie l'ho intesa come sceneggiatura. Non so perché. Quando può essere un corrispettivo serie di Non lo sceneggiatura? so, però tante volte diciamo parole a cavolo che non c'entrano niente, ma se capiamo ugualmente, quindi non lo so, forse ognuno Mentalmente. per potere, non lo so. Max, faccio sapere che cosa intendi con questa domanda. Ilaria, no, niente analisi di un capolavoro perché l'ultima puntata l'abbiamo rimandata giovedì prossimo. Però possiamo parlare di quello che stiamo leggendo, potrebbe essere carino comunque parlare un po' di fumetti, visto che vengono qua anche per sentire parlare di fumetti. Ma secondo me come stiamo andando? Momento allarme. Ringraziamo Mapp. Ringraziato, l'ho già Ah, già ringraziato. ringraziato. Sì, non mi stai prestando attenzione, ripeti le cose che dico io 30 volte. Uffa, mi sento messo di parte oggi. Questa cosa è un po' un casino, che la mia autostima. Allora, io continuo a non sentirti. Tanto lasciamo Non parlare è vero, tutto. Ivan. Non è vero, ti voglio bene, lo sai. Lo Hai so, tutta lo la mia so. stima. Sì, è quello che dicono al pupo quando continuo a Allora, parlare. poi ci chiedono se abbiamo visto Luca. No, No, non l'ho visto, Luca. non l'ho visto nemmeno io, ma lo voglio tanto, 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 tanto vedere. Anch'io. Solo che Luca, a quanto pare, su me Ivan ha un potere particolare. È una cosa che vuoi vedere, ma che non si sa perché riesci sempre a procrastinare. Quindi. Sì. No, ma lo ammetto, è tipo, sono in un momento io in cui mi devo guardare robe relativamente brevi, che è un grandissimo problema perché ho sempre avuto, anni fa, una grande attenzione verso i film. Me li potevo guardare tranquillamente, c'era un giorno in cui mi guardavo, c'è un periodo in cui mi guardavo i film, un film al giorno nuovo, praticamente. Ah, Però ecco, aspetta, adesso sto scusa, rispondendo. vai, vai, vai. L'ho No, niente, il mio rinnegato. cervello va di corsa, capito? Sì, va di corsa così che il pupo viene asfaltato completamente No, perché tanto mi è sono che venuti io vado momenti. oltre con i pensieri, capito? Cioè, nel senso, Vabbè, penso sempre semplicemente quello che volevo dire è che non riesco a convincermi a spendere un'ora e mezza, 2 ore adesso a fermarmi e guardare una cosa sola. Non so come mai, è una cosa gravissima per me. Mi si è spenta la lucettina, ecco. È una cosa gravissima per me, però spero di avere voglia di fermarmi appunto per un'oretta e mezza o 2 ore, quanto dura Luca, per poterlo guardare. Ok, vai Sara, adesso puoi parlare perché non sto più Scusa, parlando. niente, oggi ho preso proprio il sopravvento. Allora, il nostro Ale ci dice che intende le serie Ah. televisive, quindi se c'è dislivello tecnico tra Black Widow e le serie televisive. A livello Era tecnico, inteso come sceneggiatura. Dipende, era corretto. Serie? No, credo. no. Eh? Era? Ecco, vabbè, non fa niente. Continua pure, Sara. Non ti preoccupare. No, mi sono persa. La domanda era: ora la devo ripescare. Diceva se c'era dislivello tecnico di tecnico o di penna. Penna credo intendesse proprio di sceneggiatura. Sì, no, tu avevi. Vai avanti con la risposta, se la capisci. Avevo Sì, ma detto l'avevi detto riguardo le serie. di sceneggiatura, avevo detto. Avevi detto No, avevo serie. detto no, le serie non l'avevo proprio tenere. Io avevo God! letto serie, non so perché Cosa io avevo letto fai? serie e avevo capito sceneggiature, cioè. A posto. Io c'ho le scimmiette di quando dicevi di Topolino che continuano a battere i piatti. Vabbè, lascia fare. Tranquillo. Allora, Marco M ci dice davvero bellissimo, convinciti. Ah, ok. Oh, aspetta, aspetta, che Allora, Marco sta Ascanio. facendo una roba. Esatto, Marco si è risposto. Ah, ok, stavi andando a rispondere questo. Sì. Ok. No, il gruppo è riservato alle persone abbonate e niente, riservato alle, è uno dei vantaggi che diamo alle persone che si abbonano, infatti se e mi aggancio alla sigla iniziale che non abbiamo fatto. Se avete la possibilità di abbonarvi con Prime, potete unirvi al nostro gruppo Telegram e che ha alcuni vantaggi, tra cui, oltre la bellissima community, l'avere per primi degli scoop che noi, insomma, gli scoop che noi scriviamo, noi e il nostro caro Luigi di Universo Cinematografico Marvel. E in più, se avete voglia e lo volete, uno sketch da parte mia o di Andrea di un personaggio a vostra scelta.
È bellissimo perché abbiamo una community così figa che gli hanno risposto in tre, spiegandogli questa cosa. Gli ha risposto Fede, gli ha risposto Marcos, gli ha risposto Polmok, spiegandogli. Una siete meravigliosi, ragazzi. Io vi adoro. Vi amo, vi giuro. Oh, vediamo questo commento. Franci Castaldo, che continua a dire omonimo del tizio qualunque, che sia Francesco Castaldo, in realtà è lui l'incognito, sono sicuro. Volevo chiedere a Ivan che cosa ne pensava del nuovo progetto che la Marvel ha annunciato su Spider-Man, Spider-Man Beyond, dove sì. Che Ben Reilly tornerà come nuovo Spider-Man sostituendo Peter finita dalla Rand Spencer. Allora, non c'è molto, sembra proprio una domanda del tizio qualunque, secondo me è proprio davvero lui, segretamente. Te la tengo? Sì, tieni, così ce l'ho bene sott'occhio. Il titolo Spider-Man Beyond mi confonde sempre, perché sembra tipo che vogliono fare Batman Beyond con Spider-Man, ma in realtà non ci avrà niente a che fare sicuramente. Allora, fino adesso non c'è molto su cui ragionare, ci sta il costume nuovo, abbiamo visto presumibilmente Ben, perché quello è il costume, quelli là sono i capelli, Ben biondo, oltretutto prima o poi io farò il cosplay di Ben Reilly, mi farò biondo, e io biondo credo che starei sorprendentemente bene, ho fatto un vabbè, questo non c'entra con la domanda, mi è venuto in mente How I Met Your Mother, Ted biondo, ti ricordi, no, che Ted biondo sta benissimo, ciao Manuel, e vabbè, allora, per quanto riguarda la domanda invece, non c'è molto su cui ragionare, credo, per ora, perché non sappiamo, beh, tizio, rivelati, sì. Non sappiamo bene che cosa succederà, quale sarà la trama, in che modo Ben prenderà appunto il posto di Peter, però sembra interessante comunque, cioè ributtarlo lì è particolare, un po' come quando buttarono in mezzo la trama di Superior Spider-Man, cioè non sai veramente cosa aspettarti da un cambiamento così radicale, nonostante sia già avvenuto, perché Ben Reilly, per chi non lo sapesse, è il clone di Peter Parker, ed è stato l'uomo ragno per diverso tempo, forse addirittura un anno, due anni, non lo so, un po' di tempo è stato l'uomo ragno, mentre Peter viveva un'altra vita, insomma, stava un po' tranquillo per fatti suoi, perché credeva lui di essere il clone. La saga del clone fa schifo, non recuperatela mai, per favore, a parte quella degli anni 70, quella degli anni 70, bella. Però insomma, Ivan Biondo, un faro nella notte, si vedrà chi è in distanza, esatto, esattamente, però sì, insomma, è curioso, come il Biondo, Owen Wilson, esatto, Ivan, mi citiamo anche a How I Met Your Mother, sei un grande, grazie mille. Allora, non si può non citare How I Met Your Mother, a meno che non sia una di quelle persone a cui non piace How I Met Your Mother. A me non mi piace, cioè nel senso, molto meglio Friends, tutta la vita. Mamma mia, decisamente. Mamma. Comunque, Jeff Jones dice, tanto ormai lo sapete, non ho Prime e non posso iscrivermi, ma posso comunque supportarvi quando leggo, cioè ma vi supporto sempre quando posso leggendo ogni articolo. E ti ringraziamo comunque, perché va benissimo così, e siamo molto felici anche di questo tipo di supporto, è super, grazie. Assolutamente, grazie mille. Magari Peter si sposa con MJ, si prende una pausa dall'essere Spider-Man e Ben lo copre, il sogno di sempre. Guarda, il mio sogno, ne avevo già parlato in live, cerco di dirlo più brevemente possibile. Visto che mi hanno rotto i maxi eventi che ogni settimana si mettono in mezzo sia nella vita di Peter che nella vita dell'universo Marvel e conseguentemente nella vita di Peter, perché basta, tanto Sara se ne va, è quello che per un anno, se si rimettono insieme, spaccano One More Day, fanno morire zia May dopo mille anni, dopo che era già morta e risorta, poi oltretutto, però vabbè che non era morta veramente lei, è una storia molto lunga, è veramente beautiful l'uomo ragno, vi giuro, sentieri, cioè proprio le peggio, come si dice, peggio telenovela, però insomma il mio sogno era un anno in cui si prendevano il loro tempo e narravano solo storie di vita comune, ed erano storie, nella mia testa, del periodo in cui MJ è incinta del loro figlio, o figlia, magari figlia, si fanno Mayday Parker, o non lo so, Spider-Girl, o gemelli, che cacchio ne so, qualcuno, e fanno tipo 9 storie, 9 mesi, un po' una miniserie in un certo modo, ma nella testata centrale, che ti puoi anche rivendere, ma Marvel, c'ho pure le idee di marketing, ci puoi fare anche i trade paperback, tutte robe belle, però vabbè, i volumettini, insomma.
9 numeri dei 9 mesi in cui stanno incinta, in cui MJ è incinta e loro devono prepararsi, Peter deve imparare a, a cambiare i pannolini, cose così, devono pensarci, insomma, alla loro vita, però storie normali, e poi dopo gli ultimi 3 mesi, perché un anno sono 12, 9, 10, 12, 3 mesi sono di scalculico, perdonatemi, sono semplicemente i numeri dei primi 3 mesi di vita del bebè o dei bebè, o, insomma. Quello era il mio. Allora, ok, eccolo qui. Bravo, bravo, tesorino. Allora, ci chiede un consiglio fumettistico. Mi piace molto il personaggio di Dottor Strange nei film, anche grazie all'attore che è tra i miei preferiti. Volevo chiedervi: il personaggio che vediamo nei film si discosta da quello dei fumetti? Guarda, io non ho letto moltissimo di Strange. E ti consiglio di estendere la domanda ad Alessio, tanto tu sei nel gruppo degli abbonati, quindi tranquillamente. Però da quel poco che ho letto e da quel poco che mi sono informata su questo personaggio, so che lui non si discosta tantissimo dalla sua versione fumettistica, ok? Hanno cercato di ciao Fede, non... ciao Fede, grazie mille, grazie. Hanno cercato di non discostarsi troppo, però ovviamente l'hanno messo soprattutto in chiave moderna rispetto a quello degli anni 80, però non vorrei dirti follie, l'espertone Alessio, quindi estendi la domanda a lui. Taggalo nel gruppo degli abbonati e lui ti dirà 8000 run che ti puoi andare a leggere, che lui ovviamente ha in vari volumoni grossi, come il mio braccio, proprio una roba infinita. Ovviamente Alessia ha una cultura della Madonna. Si torna alla domanda che ci piace a noi, che ci chiede scusa perché è fuori argomento, ma noi siamo super happy. Va bene così, esatto. solo una, scusa se non c'entra. Io infatti penso che i film d'animazione, oltre ad avere la categoria miglior film d'animazione premi Oscar, secondo me agli Oscar i film d'animazione... Dirigo, devi stare calmo quando scrivi le domande perché io già sono dislessico, meritino anche, no, meritino di essere miglior film. Ce la sto facendo, ci sto riuscendo. Infatti, la Bella e la Bestia, Toy Story 3 e qualcun altro sono stati candidati nella categoria miglior film degli Oscar. Ma guarda, qui apriamo effettivamente un discorso veramente interessante per un semplice fatto: l'animazione non è un genere, no? Eppure viene trattata come tale, cioè non esiste il genere animazione, è un medium. Un film d'animazione può essere un film crudo, noir, violento per adulti, può essere Toy Story, può essere qualunque cosa, può essere Spider-Man to the Spider-Verse. Quindi, sempre a ghetto. No, credo che venga trattato in maniera differente semplicemente perché non ci sono attori in carne ed ossa ad interpretarlo. Quindi la costruzione del film è diversa rispetto del film d'animazione, è diversa rispetto al film. Ci stanno diverse cose che il film non ha, come per esempio il remake l'hanno mandato agli Oscar, scusami, o comunque era papabile per il remake. Non è live action, capito? È animazione, è lì che voleva l'animazione. No, non è live action, è animazione. Comunque è film, quei leoni parlanti. È film quello comunque. Pure dentro Star Wars è tutto finto, non è che te possono veramente far decollare dentro. C'è una differenza, in Star Wars ci stanno gli attori in carne ed ossa e quei make up, le robe varie, quello là è tutto un film fatto animato, è CGI realistica, non lo so, è diverso. Effettivamente il Re Leone può essere un ponte fra le due cose. Però io credo che sia per questo motivo, per quanto riguarda l'animazione. Ma è una cosa anche irrispettosa, perché non è vero, poi gli attori in carne ed ossa ci lavorano nei film, non è che le creano dal nulla, e anzi, quando devono fare i film d'animazione creano la performance basandosi su, ovviamente, il voice acting, ma lo sforzo dello studio d'animazione è quello di creare una performance come Dio, cioè, capito? La devi creare davvero, cioè non è che la devi far fare a qualcuno, la devi proprio creare dal nulla. Infatti è una roba che mi dà fastidio, come fumetto non è un genere, capito? Quella è la cosa, non può essere un genere, eppure l'animazione viene trattata come un genere. Ma come fa a essere un genere l'animazione? Non è, cioè, in mezzo, sì, no, effettivamente è strana questa cosa, però non lo so perché, in tutta sincerità, cioè io ho pensato che potesse essere questo motivo.
per me sono irrispettosi, è quello. Ah, ho capito, perché sono spocchiosi. Anche, è vero anche quello, sono veramente spocchiosi, trattano l'animazione come, ah vabbè, ok, il cartone animato, adesso parliamo del nuovo film di J.J. Abrams o di cacchio ne so, capito? Li trattano, li mettono lì da parte, ah, il contentino, l'animazione ci sta. Qual è la soluzione? Cioè, è un casino perché effettivamente ci troveremo davanti agli Oscar, che quello là è anche un po' il sogno, che mettono i film d'animazione e i film live action sullo stesso piano e quindi li valutano, miglior film d'animazione, miglior attore, migliore performance, robe così, e sarebbe un macello. Fare degli Oscar a parte, forse per l'animazione, forse andrebbe a creare ulteriormente il problema, ma lo andrebbe un po' a risolvere, sì, metà. No, in realtà creerebbe ulteriormente il problema, perché il fulcro del problema è il perché non vengono messi sullo stesso piano. Se vai a creare un Oscar separato per l'animazione, fai peggio. Infatti sì, è un casino, però boh, non lo so, cioè, forse a noi sembra così strana l'idea di avere gli Oscar non in animazione non separati dal resto agli Oscar, nonostante appunto i precedenti giustamente citati da Federico, ma magari il giorno in cui lo diventano capiamo che aveva perfettamente senso farlo anche prima. Cioè magari succede che lo fanno e fanno, ah vabbè, dai, giusto così, capito? Forse, sai cosa, forse li puoi andare ad escludere nel momento in cui non c'è motion capture da miglior attore, miglior attrice, anche se la voce, il voice acting originale, comunque, cacchio, c'è gente che dà delle performance incredibili. Aspetta, però, non, se fanno i doppiatori, non come cioè non nella categoria di migliori attori. Non so, a parte sì, sono attori, doppiatori, però non sono doppiatori. Sì, lo so che sono, sì, lo so che sono attori, doppiatori. Io sto dicendo un'altra cosa, io sto dicendo che se fanno il doppiaggio non possono andare nella categoria di migliori attori, perché nel essere migliore attore in quel caso devi vedere proprio l'attore, cioè ci sta le gesta, le movenza. È quello. Quindi è quello. Possono fare effettivamente, come dicevi tu, come migliore categoria di doppiaggio, cioè miglior doppiatore. Però se non voice actor, perché praticamente il doppiaggio mi si è impallato tuttissimo. Bello, aspetta, eh? Ottimo. Va bene, leggiamo i prossimi commenti intanto. Ah, ok, è rientrato il nostro caro Ivan. Rieccomi. No, volevo dire, cioè, che non esiste tanto il doppiaggio, cioè, nei film d'animazione non esiste il doppiaggio all'estero, perché è il voice acting che è diverso, praticamente doppiaggio è sarà terrorizzata. Ok, doppiaggio è doppiare, cioè fare un lavoro attoriale che va a creare. Hai ragione. Esatto, si chiama voice acting perché vuol dire recitazione vocale, quindi si va a dare la performance e ci costruiscono sopra l'animazione. Infatti, veramente, cioè, se penso che sia, se vedessero quello che devono fare i doppiatori, si renderebbero conto di quanto più facile è il loro lavoro rispetto a quello dei doppiatori. Anche sicuramente ci vuole un attore incredibile per fare il voice actor. L'abbiamo sentito con Zendaya, che ha prestato la voce per Lola Bunny nel nuovo Space Jam, in una clip sembrava veramente di sentire me attaccata a un microfono che dicevo cose a caso. Cioè, era terrificante, non c'entra niente lei con Lola Bunny. Comunque Zendaya sa fare tutto, eh. Sì, ma non la voice actor, perché veramente faceva cacare quella clip di Space Jam 2. Era terribile, era staccata, sembrava che stava con un pupazzo in mano. Non sembrava proprio la voce di Lola Bunny, infatti, terribile. Ma è una gioia. Meno male che ci abbiamo i doppiatori, anche se io non penso che lo vedrò sto Space Jam nuovo, anche se c'ha delle cose interessanti, ma... Ma Valerio mi ha fatto un commento giusto, no? Mi dà l'impressione che... Aspetta che rispondo un attimo al volo. Sì, sì. Martedì dovremmo tornare con Clone Wars, Darth Vader, quindi tranquilli. Clone Talks, ciao, sa? che stavo dicendo, che ha fatto un commento molto interessante per quanto riguarda il film di Space Jam, soprattutto legato all'ultima clip dove si vedeva tipo loro che stavano nel mondo della DC Comics, no? I personaggi dell'universo animato degli anni 90. Poi l'impressione che mi danno effettivamente è che sembra che vogliano fare una cosa simile a Ralph spacca internet, ma anche Ready Player One. Eh? Anche Ready Player One. Tanti problemi, altri mondi diversi. Sì, però è molto per come è strutturato, simile. Boh, oddio, forse sì, pure Ready Player One, è vero. Però anche. Per quello. Sì, esatto.
No, è vero. Sì, no, ma infatti è anche per quello che non mi intriga tanto, perché io sono un mega fan. Mi piacciono le cose che mettono in mezzo, ma io sono un mega fan dei Looney Tunes. E trovo che li stiano trattando dal punto di vista della creazione con questo di questo film con poca fiducia, cioè come se i Looney Tunes non bastassero per fare un bel film, quindi ci dobbiamo buttare in mezzo sto mondo e quell'altro, capito? Sembra più un sequel di Looney Tunes Back in Action, che comunque era fico, e aveva più Looney Tunes rispetto a Space Jam. Infatti, personalmente, a livello da fan di Looney Tunes, preferisco Back in Action perché i personaggi sono molto più Looney Tunes rispetto a Space Jam. Però, insomma, capito? Cioè, sembra che non gli diano abbastanza fiducia a loro come personaggi, come mondo, da doverci buttare in mezzo le loro proprietà. Cioè, a me fa ridere che hanno tolto Pepe Le Pew, no? Che a me non mi è mai piaciuto, a me mi ha sempre messo a disagio, pure quando ero piccolo, sta cosa che tormentava questa gatta perché credeva fosse una puzzola, esatto. Cioè, a me metteva a disagio, quindi capisco il problema. Ma è un problema che puoi cambiare, perché lo scrivi, non è una persona vera, è un cacchio di cartone animato. Se scrivi Pepe Le Pew in No, un ma modo diverso. in realtà diciamo che secondo me, se dobbiamo seguire questa linea, e poi chiudo perché non vorrei aprire polemiche sterili, hanno sbagliato diverse cose. E in riferimento a questo problema, non c'era nemmeno bisogno di una riscrittura, perché quello è un esempio sbagliato. E rimane come tale, cioè nel senso è giusto che sia là dentro perché mostra alle persone come non ci si deve comportare. Quindi È vero, è però inutile averlo tolto. uno può Cioè, dire che non si trova divertente, è quello. togliendolo, tu dici che quel tipo di atteggiamento non esiste proprio. Quindi È stai vero. tranquillo, non esiste, quindi non deve esistere pure nell'animazione. Ma ti Quando dico, invece, non è così. Quindi. il fatto è che secondo me Salutiamo anche Ciao, perché adesso secondo me ha senso vederlo come un problema perché ci ridi di quell'atteggiamento là, lo trovi come una cosa divertente, magari può passare il messaggio sbagliato in un certo qual modo, anche se ovviamente tu hai detto benissimo, lo vivi come un atteggiamento sbagliato perché empatizzi molto con la gattina, però lo trovi divertente, gli atteggiamenti di Pepe perché si comporta in quel modo. Secondo me bastava semplicemente scriverlo, come dice Marco, in modo diverso, cioè magari Ma parlare del fatto in realtà, guarda, che. questa cosa della risata è un po' una stupidaggine, perché tu non è che ci ridi e quindi sminuisci. Oggi, sentendo CEO in un podcast, ha detto una cosa molto interessante, che tu praticamente tramite la risata puoi denunciare una cosa, però non è la cosa classica che io ti insulto e poi dico, oh, vabbè, ma che te la prendi, è ironia. È proprio che io ti faccio vedere questa cosa e tu ridi perché è sbagliata, perché è proprio fuori contesto. Verissimo, E verissimo, quindi però. con il primo impatto ti rimane la risata, ma dopo tu ci rifletti. Verissimo, però non. Cioè, dare spazio a questo personaggio sui poster e cose così, mantenendo esattamente quella dinamica nel film, avrebbe creato chiaramente della controversia. Infatti, non c'è spazio nei poster, E cioè invece, nel però, lo devi fare perché è Pepe Le Pew, è uno dei più. È come Speedy Gonzales o gli No, altri. Cioè, ma importante. io l'ho visto sempre come un personaggio strasecondario. Lo è, ma anche lo può essere anche Speedy Gonzales. Cioè, Speedy Gonzales, per quanto sia fighissimo, è secondario rispetto a Daffy, Ma comunque, Bugs. guarda che sì, ciao. Il compito comunque del grafico, comunque di chi realizza la campagna pubblicitaria, è anche di rappresentare quel personaggio magari in una maniera comunque contestualizzata. Cioè, comunque, non è che lo rappresenti come un personaggio figo. Anche graficamente, quando vedi Certo. poster, non so Secondo se me però, ti dico, secondo me invece a livello di scrittura ci si poteva lavorare, ci si poteva fare anche una battuta. Io ho sentito una persona che aveva detto, che uno sceneggiatore proprio ne aveva parlato, che potevano tranquillamente fare una scena in cui Pepe diceva che era andato tipo in terapia per parlare dei suoi problemi perché era un po' ossessivo. E Bugs gli faceva, ma erano quegli anni, Pepe, capito? Facendo una battuta sul fatto che in quegli anni non si creava un problema con una dinamica del genere, adesso comunque si cerca di Eh no, sensibilizzare. invece secondo me questa sarebbe stata una cosa che sminuiva. Addirittura, no, Sì. era semplicemente fai vedere che lui ha risolto questo problema, fai vedere che è figlio di un'epoca in cui la cosa veniva trattata in modo diverso, però Pepe adesso l'ha risolto, era un problema e non lo fai assolutamente avvicinare a quella gattina per dargli fastidio. Un'altra cosa, anzi, magari
fai vedere, sto pensando adesso io, che la gattina ha trovato un gatto con cui sta insieme e Pepe se ne è fatto una ragione o una cosa del genere, capito? Fai vedere che, la, che quel comportamento ne hai preso atto, è sbagliato, andiamo avanti con la nostra vita, non demonizziamo un cartone animato. Esatto, quello è il problema. Capito? Fallo redimere, fagli fare qualcosa, non demonizziamo un cartone animato, è un pupazzo finto, gli scrivi le cose e lui le dice, cioè non puoi... Non puoi, come diceva Ben Affleck in JSI Net Bob Strike Back, per favore rendetevi conto che questi sono personaggi di finzione. E quindi è esattamente quello il ragionamento da fare, tristemente. Però a me da bambino dava fastidio vedere un prodotto mix live action animazioni. Infatti Space Jam, infatti non mi è mai piaciuto e mi è rimasto ancora oggi, quindi non credo che vedrò il sequel. Ammazza, non ti piace chi ha incastrato Roger Rabbit? Infatti... Che l'hai mai visto, Colmock? È bellissimo. Invece Darth Wade chiede: avete visto che al Comic Con non presentano né Marvel né DC, né DC? Ma che lo fanno a fare? Ci sarà Sony? Boh, non ho idea al riguardo. Però Sony non credo, perché l'abbiamo parlato l'altra volta, mancano pochi giorni, è strano. Sony se ne dovrebbe uscire tipo l'annuncio il giorno prima, mi sembra un po' stranino. Ma poi tra parentesi mi sembra che la Marvel l'anno scorso ha partecipato al Comic Con, però mi sembra che no. No, mi sembra che non ha partecipato. No, la DC ha avuto il fandom, ce l'avrà anche quest'anno. Io ero lì, cioè, tu eri a distanza, esatto, tu eri a distanza infinita perché era settembre del 2020, cos'è? Quindi eri tipo, Ivan, stai molto lontano. Potrebbe essere un buon pretesto per fare la nostra maratona. Eh sì, no, certo, quello... Com'è Emanuela Panelli? Allora aspetta, però, perché mi hanno chiesto una cosa, c'è una domanda fumettistica, no, però mi hanno chiesto riguardo questo, è sempre Jack Jones, è sempre mazza Jack Jones, proprio infinito, perché lo voglio chiarire in modo da chiuderlo adesso. Vai, è un rumor totale, ci sono delle fonti, ormai il mio veto l'ho distrutto, quindi ormai vabbè, è un rumor totale, però nonostante inizialmente la persona che l'ha detto ha detto prendetelo con le pinze perché insomma non ne sono sicuro, altre persone molto affidabili ne hanno cominciato a parlare come di una realtà, ne l'hanno sentito anche loro, ne l'hanno fatto, ne hanno parlato, e in più ci si è messo Willem Dafoe, che ha detto di aver girato recentemente delle cose di cui non vuole parlare finché non sono pronti, che potrebbe voler dire tutto e niente, ma io mi sono andato a cercare i progetti di Willem Dafoe, ha tipo 9 film in uscita pubblici di cui si sa tutto, vita, morte e miracoli, guarda caso c'è un film segreto su 10 film, però potrebbe essere niente in realtà, cioè potrebbe essere completamente un rumor, con fonti messe in giro per sviare, addirittura è partito un altro rumor oggi, non so se Valerio ha fatto i controlli, ho guardato molto velocemente io, che hanno girato diversi finali finti per No Way Home, in modo che non sapessero qual è quello vero sul set, insomma. Chi lo sa, rumore anche quello, forse, non lo so. Vedremo. Prego, vai alla domanda che hai visto tu, Sara. Sempre di Jack. Allora, domanda fumettistica, dato che il format è dei fumetti. Mi consigliate di prendere Io sono Black Widow, l'albo con le migliori storie, sono 25 euro. Dov'è Alessio? Alessio, che ti evochiamo. Se stai studiando, smettila. Perché non accorri da noi. Allora, in teoria, se preferisco non rispondere, perché non ne ho la più calida idea. Io faccio una cosa, mi cerco su Comics Box quali sono gli albi, cioè quali sono gli autori degli albi, perché io non ho mai letto tipo niente di Black Widow. Vediamo se sono fatti da autori bravi. Allora, vabbè, c'è la prima apparizione sull'Uomo Ragno che l'ho letta, effettivamente, di Stan Lee e John Romita, è fighissimo. Cioè, la prima, sì, apparizione sull'Uomo Ragno con la prima apparizione del costume, quello classico, perché prima Vedova Nera c'aveva tutt'altro costume, tutt'altro aspetto, e coi capelli rossi. Vabbè, ci stanno, vedi, delle storie di Devil scritte da Jerry Conway e disegnate da Jim Collan, che sono veramente degli autori incredibili. Ma io ho capito qual è il volumetto. Beh, allora, in teoria, se sono quei volumetti tipo... ce l'ho di là, aspetta. Ma sai che forse sì, perché sto vedendo tutti i nomi bene, ci sta Chris Claremont. No, ma sono... Ho capito qual è il volume che dice. E effettivamente questi volumi sono proprio fatti apposta per far conoscere e apprezzare ai nuovi lettori il personaggio. Quindi magari mettono le storie più interessanti e più... Per roba bella, secondo me, quindi, a livello d'autori.
Credo di sì, credo di sì. No, inizialmente non avevo capito, io pensavo che era io era proprio il titolo, io sono Black Widow, capito? Invece no, no, credo che sia questo, aspetta, arrivo subito. No, no, è la, è, io sono dei volumetti che vanno a mettere insieme tutte quante le storie, sono Io sono Pantera Nera, Io sono Spider-Man, Io sono Black Widow. Sto vedendo tanti bei nomi tra gli autori, quindi forse potresti pensarci. Ci sta Warren Ellis che scrive una storia disegnata da Alex Maleev. Eccomi. No, allora, sono questi volumi qui. Io sono Black Widow. Sono, no, ma ha spattonato il cervello, non avevo capito inizialmente di cosa stessi parlando. E sono per conoscere il personaggio degli ottimi... Ahia, mi sono dato sono degli ottimi starting point per conoscere il personaggio, quindi secondo me se vuoi sapere di più di Black Widow, comunque imparare a iniziare a leggerlo non è male. Come... Sì, sì. E infatti stavo leggendo le storie che stavano dentro da Comics Box, tutti autori fighi, Alex Maleev, Bill Sienkiewicz. Maleev è fantastico. Madonna, il ciclo di Bendis e Maleev su Devil è una delle cose più belle mai fatte sul personaggio, quindi... Veramente, parliamo di livelli altissimi con quel... Eccolo! Grazie Alessio, no, ma alla fine gli abbiamo risposto, però... Siamo riusciti, papà! È stata dura. Ma vino, innanzitutto io non stavo capendo un cazzo in quel momento, quindi non so cosa stavo pensando, ci ho messo un po' a capire che erano questi volumi qui. Poi è arrivato Ivan con la genialata di guardare su Comic Box, e poi dopo, non so, mi si è accesa la lampadina, ho detto, ah, ma è quello, quindi... Alla vedi come abbiamo speso bene quest'ora, ricapitolando quello che abbiamo fatto 10 minuti prima, bene. Senti, tu quando mi devi dire che cosa hai fatto in questo momento, mi parti da quando sei nato, quindi ecco, sai che cosa ti dovresti guardare a proposito di questa cosa che te l'avevo anche detto? E ve lo consiglio a tutti, anche su un film di 4 ore, quasi 4 ore, Boyhood. È un film bellissimo, io sto poi piantando i semi per non è Comics Universe, è un film bellissimo che lavora proprio su questa cosa qua, cioè ti piacerebbe per quello. È un film girato in tempo reale, in 12 anni hanno preso questi attori e li hanno ripresi per 12 anni mentre crescevano, cambiavano. Ed è la storia di questo ragazzetto che crede da bambino molto piccolo a ventenne che entra al college. E a me piace un botto perché ha questa particolarità di partire appunto da quando sei nato e cose così, no? Per il semplice fatto, mi ha aperto gli occhi su questo. Noi non ci ricordiamo un cavolo delle nostre giornate, di niente. Noi ci ricordiamo veramente tipo 2 momenti l'anno, se ci pensi. È vero. Il tempo speso e non esiste nella nostra testa. Non esiste. Io aperto... Ringraziamo il Signore. Vabbè, quello è vero, sai, che capoccia. Ci ricordiamo veramente 2 momenti l'anno, se va bene. Sono piccoli momenti ogni tanto tempo. I più belli o più brutti. Eh sì, 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 ma sono pochi poi, cioè ci ricordiamo veramente quelle frasi, quelle della... Poi io ho la memoria audio, quindi ricordo le cose che sento tanto, ma sono pochissime se vai a vedere appunto 22 anni di vita, mi ricorderò veramente 10 momenti totali fighi o cose così. Quindi è un bel film, guardatevelo, molto bello. Boyhood. È andato anche allora, lì. Ormai questa cosa dei finali finti se la giocano tutte, se la giocano per tutto anche questa corsa nuova, era così. Mi ha fatto ridere perché Nico ha detto Bartwood, che è la puntata dei Simpson, molto bella parodia di Boyhood. Una delle più belle puntate recenti dei Simpson, perché danno un bel futuro a Bart Simpson. Io continuo a dirlo, questo povero Cristo di personaggio viene trattato male in ogni visione del futuro da sempre. Cioè, quasi solo la prima in cui era giudice della Corte Suprema, perché Homer non gli aveva fatto vedere Gratta che fighetto al cinema. Solo in quella c'aveva una bella vita. Per il resto, no, ma ce n'era anche un'altra in cui tipo aveva tipo un futuro felice, però ti decide di sacrificarlo per la sorella, non mi ricordo in che contesto, la sorella Lisa diventa tipo felice e lui tipo vive nella tristezza, che tipo lui c'è la fidanzata. Mamma mia, pesante, no, non me lo ricordo questo. Ma glielo fanno sempre a Bart, Bart è sempre condannato a essere una persona... triste nel futuro, invece in Bartwood gli hanno dato veramente un bel futuro, molto bello, un futuro normale. Poi non è che deve essere davvero giudice della Corte Suprema, c'ha un'officina, tipo c'ha un bel murales dedicato al nonno, è carinissimo, è una bella vita per lui, un bel ragazzo con la fidanzata, quindi insomma è una bella puntata, guardatevela se siete fan dei Simpson. Sì, assolutamente sì.
E penso che sia uno dei migliori prodotti animati a serie meglio usciti, cioè negli ultimi anni. È fantastico. Di sempre, io direi, dell'animazione adulti, cioè veramente per l'animazione per adulti Rick e Morty tocca vette altissime. Non lo so, perché bisogna ricordarci che comunque pure Simpson non è animazione. Sì, uno dei migliori, non il migliore. Questo che... Sì, cioè, sì. Pazzesco, tira fuori certi temi. Poi tra parentesi, a me il momento in cui mi sono accorta di essere innamorata di Rick e Morty è stato quando hanno lanciato e non più affrontato, dannati loro, la trama. Spoiler, non, magari qualcuno non l'ha visto, però quella non si dice. Quella sottotrama, quella là, che quella con la colonna sonora figa, quella. L'hanno ripresa nella terza stagione e poi basta, tipo. Esatto, cioè, esatto. Ma poi io sto seguendo, in originale adesso, cioè quello che stanno uscendo in questi giorni. C'è una puntata, non ti dico niente, ovviamente non dico niente a nessuno, perché ovviamente non è ancora disponibile in Italia, io VPN, robe legali, giuro, niente di però insomma, capiamo. Cascando le cose? No, ok, c'è stato un rumore. Vabbè, insomma, c'è una puntata che vi farà piangere fortissimo, io ve lo dico. Spezzerà il cuore tantissimo, una bella storia d'amore, una roba particolare, molto potente, molto molto potente secondo me. Insomma, è su vette altissime. Il livello di creatività di Rick e Morty, di menefreghismo ma questo forse è un concetto troppo strano, forse le persone non capiranno, non si pongono mai questo problema, mai. Puoi fare una puntata interamente dedicata a una nuvola di gas senziente che devi salvarla dalla corporazione, perché, vabbè... Basta! No, non spiego. Però, capito, cioè, queste robe... Dove cacchio sono uscite? E loro lo fanno tranquillamente, sono dei miti, totali, assolutamente. Poi, bello, stiamo veramente facendo un Echo Mix Universe episodio zero, nascosto su chiacchiere da come... È vero, cioè giusto camuffato per Valerio. Esatto, così, andando bene, vale, non ti preoccupare, stiamo parlando della... Marvel, sì, parliamo di Occhio di Falco. Vabbè, direi di parlare del pianeta delle scimmie, dai. Vai, Sara, c'hai questi ultimi 10 minuti, vai. Speriamo, cioè, capiamo questa cosa, perché... Ho detto la premessa di un episodio, tu stavi dicendo il colpo di scena, è un po' diversa questa cosa, cioè, è un pochino diversa. Non è la premessa... sono proprio d'accordo, però vabbè. È come se io dico che ti sta spoilerando Spider-Man perché c'è questo ragazzetto che va al liceo, cioè non è che ti sto dicendo come finisce, tu stavi dicendo proprio il colpo di scena finale che ti rimangono gli occhi grossi così quando lo vedi e piangi, perché io ogni volta piango quando c'è quel finale là, perché mi immagino a che cosa può essere legato. Cosa ho scritto? Volevo dire... volevo dire che voglio recuperare gli ultimi episodi di Rick e Morty, ma in Italia quando? È quando li farà uscire Netflix. Non so quanto tempo ci mettono per farli uscire. Stanno uscendo settimana per settimana negli Stati Uniti, quindi non ti so dire per quanto riguarda in Italia. Sono abbastanza celeri, però, per i tempi del doppiaggio e robe così. Quindi ci vorrà un pochino, tristemente. Poi dell'attesa. Sì. Sara, piene delle scimmie. Piene delle scimmie. Cioè, abbiamo questi ultimi 5 minuti. Allora, no, in realtà Valeria ha detto che possiamo pure farla allungare una mezz'oretta, non so. Piene delle scimmie. Cioè, abbiamo quest'ultima mezz'ora e 5 minuti. No, vabbè, lanciamo argomenti che interessano alla chat. Scena delle scimmie. Sara è una mega appassionata di Piena delle scimmie. Io ho visto di recente solo quello degli anni 60, quindi di recente ho visto anche quello. Allora, io ho visto quello degli anni 60, devo dire che me lo ricordo, però non l'ho rivisto. Ho visto ovviamente, come insomma quelli che ci seguono da un po' lo sanno, la trilogia nuova che è pazzesca, e poi ho rivisto quella di Tim Burton del 2000, che devo dire che pure quella di Tim Burton del 2000 è... Guarda, allora, non è male, è un buon prodotto, però se ti devo dire se preferisco... Ciao, Ardnas! Grazie per il follow! Grazie per il follow! Ardnas, cosa è successo? Credevo che già ci avevi followato. Perché abbiamo messo la chat solo follower. Adesso, bisogna suonare al campanello per entrare in casa, non è più un albergo questo posto qua. Questa è carina, è una bella similitudine.
No, no, io Darth Vader, guarda, te lo consiglio di vederlo. E, non ti preoccupare, Ordnance. Sì. E, però devo dire che il, anche perché Ordnance è arrivato perché si parla del pianeta delle scimmie, capito? Esatto, è stato rapito. È stato nel desert. E, grazie mille, oh, grazie mille dipendenti comunque, ma è il cugino del tizio qualunque, scusa, è l'account di riserva, tizio, ma ci stai seguendo? Allora, Ordnas, no, non analizziamo fumetti oggi, perché è l'ultima puntata che abbiamo rinviato giovedì prossimo, in modo tale che ci sarà anche Andrea di Bianco, Rosso e Blu, quindi sì. Sì, sì, giovedì sì. Prossimo stessa ora, oggi ci stiamo solo facendo quattro chiacchiere. E tornando a Darth Vader, vedilo, però è meglio la trilogia nuova, perché quella di Tim Burton è sullo stile di Tim Burton, quindi è una favola e ha un ricalco molto sugli anni 2000, quindi se bisogna fare il paragone tra tra i due prodotti, cioè c'è proprio una differenza su come sono stati esposti. Però sono bellissimi entrambi, anche se la trilogia nuova di più. ma Piuma, perdonami, il più matto. Ma Piuma ha fatto solamente il secondo e il terzo, il mio preferito è il primo. Vabbè, però se andiamo a tradire in questo modo il Piuma, sa, già che l'altra volta dicevi che non aspettavi poi così tanto The Batman come gli altri. A proposito del Piuma. Ok, allora, un video su The Batman. Non è tutto fermo, devono fare dei reshoot, quindi è possibile che ci arriveranno delle foto dal set. Ah, e vi dico, reshoot non vuol dire niente di male. Sì, lo chiamo il Piuma perché è più matto Matt Reeves. perché ha fatto il teaser first look, quello che è, insomma, first look, bello come l'ho detto, proprio in inglese. Sì, insomma, ha fatto quello con il 25% del film, un pazzo. E, no, il reshoot in realtà, vi dico, non sono male se non ti chiami Warner Bros, vi dico, è una roba normalissima, la fanno tutti i film, è semplicemente quando si trovano in sala di montaggio, soprattutto un film che si è trovato pestato dal Covid ogni 5 minuti, quando si pensano di poter rifare. Spider-Man 2 ha dei reshoot, c'è una scena nello specifico, che è quella là dove gli cadono, dove lascia cadere gli occhiali perché riacquista la fiducia in se stesso e quindi ritorna in contatto con i suoi poteri. Dove vediamo Tobey Maguire ed è palesemente davanti a un green screen per un attimo, perché l'aveva girata troppo lontano e sembra che l'ha riportato là sul set, l'ha messo davanti al green screen e l'ha ritruccata e gli ha fatto quella scena solo per quella cosa. Quindi, anzi, per me è meglio prima, devo interrompere, salutiamo Christian, per favore Christian, nessun commento spoiler inerente a Black Widow, mi raccomando. Intanto, sempre Emanuela Fanelli. Poverina, che ho visto un'intervista e ha raccontato che gli chiedono di farlo per strada, che è la cosa più imbarazzante che si può chiedere a una persona, cioè ti immagini manco in un video chiede, mi fai quella cosa, e questa donna per strada si deve mettere a fare così, in silenzio tombale. Io, infatti, ha detto che gli ha chiesto una persona dopo, ha fatto no, per favore, mi imbarazza troppo. C'ha ragione, c'ha veramente ragione. In quanto è un video, dici, oh, mi fai questa cosa nel video vicino a me? Ma io lo faccio pure nella vita reale. Lo so, però immagina se ti ferma una persona per strada e ti chiede, mi fai vabbè, quella cosa? Ma io sono cosa? Una soggetta, quindi va bene. No, però se ti ferma una persona per strada e ti chiede, mi fai così, tu lo fai davanti a una persona che sta così, ti fissa in questo modo sicuramente? Dall'alto, perché magari era seduta. Christian, per cortesia, pure per quanto riguarda Loki, ne iniziamo a parlare liberamente da sabato. Grazie mille, Filippo, grazie mille, gentilissimo. Grazie mille per il ride, grazie mille veramente per l'host e il ride, tutti e due. Grazie mille, grande Filippo. Filippo è un mito, andatelo a seguire, veramente una persona adorabile. Benvenuti a tutti, assolutamente. Guarda, Marcos, come prendi subito pronto il nostro moderatore. È vero. Infatti lui dice moderatore numero 2, ma io non li voglio mettere come moderatore numero 2. Anche noi li vogliamo bene, Filippo, grazie mille. Sono entrambi moderatori allo stesso livello. Io gli esatto. Ma invece, ti sei perso la parentesi sul pianeta delle scimmie. Mannaggia, la miseria. qua bisogna chiamare i genitori, dobbiamo fare un colloquio, non lo so, qualcosa va fatto, presidenza totale. Quando invitate Filippo? Ho visto una live insieme a lui ed era strepitosa. E quando possibile? Dobbiamo capire come organizzarci, però a noi farebbe super piacere eventualmente. Quando assolutamente.
Sì, la live che abbiamo fatto con lui sui Fantastici 4 è veramente... Sì, Vanna e Alessio si sono trovati super bene, infatti sì, stanno sì, cercando sì, di trovare il pretesto per poterlo rinvitare quanto prima. Vengeance, no! Vengeance disperato. Perché poi è andata in Vengeance, mi dispiace. Guardati il VOD a Vengeance, quando è finita la live torna a guardarlo e... vediamo poi. Poi vediamo, o la chat ci chiede qualcosa o trailer di What If. Trailer di What If. Oddio, davvero? Facciamo la reaction. Aspetta, facciamo la reaction. Aspetta, cambiamo il titolo. Cambiamo il titolo subito, aspetta, cambia il titolo, come funziona? Sara, dove sei andata? Aiuto. Dov'è il trailer di What If? Oh, cazzarola! No. Comunque, orario atipico e giorno atipico per un trailer. Ma come? Però allora, aspetta che c'è la regia, intanto parlo. Fai passare un attimino la regia, così gli chiedo una cosa. Eccolo, sta qua. La regia sta qua. Regia, ma possiamo vederlo in live? Pensi che sia ok vederlo? Cioè, non va contro il copyright? Ho visto gente che se li guardava i trailer recentemente in live. Vabbè, mettiamo, cioè, nel senso, non mettiamo il suono. Vedilo, ma vedilo il sonoro. No? Magari ma sì, ma non penso che sia che ci caccino. Aspetta, ma è uscito in italiano? Aspetta, What If. Salve a tutti, tra parentesi. Ma perché non cambi il titolo della live se puoi? Anzi, lo può fare anche Marcos, non lo so. Poi cambia il titolo della live, tipo Reaction What If, non lo so. E più Reaction What If, più è il titolo quello che abbiamo adesso, Q&A, in modo che chi vorrà guardare... Ringraziamo, tra parentesi, Alessandro che ce l'ha detto proprio... Mito totale, Alessandro. Sì, assolutamente, svolta del pomeriggio. Uscitemi Valerio alias Boldi. mettilo te sul computer, va, che a me mi lagherebbe tutto quanto. Che okay. Buono! Non è uscito in italiano, mi pare, comunque. Ah, capirai, allora, insomma, capirò molto. Ti spiegherò poi. No, vabbè, dai, spero che un pochetto in inglese sto migliorando. Dai. Ma tu sei capace, Sara, semplicemente non c'hai voglia, è quello che ti frena, perché... se l'ho imparato io l'inglese, che sono la persona più dislessica della terra, maledetta pigrizia. Esatto, ti va. Ma col volume, Vale? Sicuro? Non vi si vede, lo sapete questo, vero? Sto provvedendo. Allora, share. Lo fanno tutti, infatti, sì, ma dai, facciamo. Ma sì, dai, tanto già stiamo così in pericolo. Dici già che ci stiamo. Grazie, proprio. Comunque. Insieme. Prima, allora, guardiamo prima senza parlare, mettilo grande, ferma. Brava. Che palle, come si blocca? Ok. E mettilo grande, lo vediamo prima senza parlare e poi lo vediamo... Più grande di così non posso. No, vabbè, era quello, ti dico, prima lo vediamo senza parlare e poi lo vediamo commentando. Ok. Vai. Yeah, peace. I love peace. I'd be out of a job with peace. A little bit. Quattro. Do we know each other? No. Reality. Peter B. Parker uguale. No! No! Where you wanna be? That's the question, isn't it? Okay. Every universe is each one. There's a few people in the room that don't understand. Not me, I get it. Fantastico. Who are you? The name's Captain Carter. Shall I talk? I am the Watcher. Oh! Fireman! But I do not, cannot, will not interfere. Freestyle.
A ravager never flies solo. I said never flies solo. Is that some kind of catchphrase? You had me worried for a second. A big cazzo. Journey to face the unknown and ponder the question. Okay. What it is. Allora, dico una roba controversa. L'animazione non mi fa impazzire. No, a me piace da morire l'animazione. Non credo fosse Zombie Spider-Man, ma lo guardiamo. Il character design mi piace, perché chiaramente stanno cercando di portare l'illustrazione fumettistica nella realtà, ma Spider-Verse c'è riuscito. Sembrano, poi magari è solo il trailer, mi sembrano troppo gommosi, non mi sembrano naturali, mi sembra un... Io me la guarderò sicuramente e non dico che non mi piace, non mi fa impazzire, nel senso che con tutti sti soldi sembra una serie d'animazione tranquillissimamente degli anni 2010, questi qua. Non mi sembra una roba Spider-Verse con quel budget. Invece a me sembra proprio una roba bella. Oltretutto una roba interessante è che hanno voluto dare la stessa... il volto d'animazione è lo stesso degli attori. Quello sì, per forza. Oltretutto quello all'inizio palesemente non è Robert Downey Jr. perché non lo possono più. Però è Iron Man. Voce via. Però no, la faccia sì, la voce. Non era Robert Downey Jr. No, vabbè, la voce no. Sì, sì, mo facciamo vedere i frame. Sì, io volevo dire solo una cosa, che era che io per questo prodotto avevo zero interesse, a maggior ragione del fatto che non si capiva se era canon o no, ma da quanto avevo capito che... È canon, è della fase nuova. È canon, fa parte, come le serie, altre serie Disney Plus, fa parte. Ma io avevo capito che non è nell'universo, cioè... No, è nel multiverso, non può essere nell'universo. Aspetta, perché un attimo. Va a cambiare la storia della Marvel, però è appunto un universo, è un solo universo. Ma se è canon, ho chiesto alla regia. Ma fa parte fa parte della fase nuova, multiverso, no, vediamo. Comunque, diciamo, io non avevo hype, invece dopo ho visto sto trailer, porco Giuda, cioè bellissimo. Fantastico. Okay. Non credo fosse Robert Downey Jr. Poi vabbè, fatemi sapere se... Sì, i doppiatori sono loro. Sono pure loro i doppiatori. Loro sì, Robert Downey Jr. non lo so. Allora, adesso dobbiamo vedere... Perché Robert Downey Jr. ha pure recentemente, cioè sta virando dalla Marvel, ha tolto l'immagine di Iron Man dal però suo... l'hanno doppiato, hanno iniziato a doppiarlo subito dopo Endgame, considera. Ma non lo so, perché costa un botto Robert Downey, pure per la voce, quindi non so sicuro. No, al Comic Con c'era lui, cioè al Comic Con c'era la locandina con tutti i nomi e c'era il suo nome, quindi... Vabbè, allora era lui, vabbè, sentito dalle case. L'offerta per Endgame più doppiaggio, una cosa del genere, non lo so. Ciao, Ivan. Allora... Vabbè, Iron Man 1, questo qua, palesemente, pace, sì, senza lavoro, senza la pace. Pure questa parte qui mi sembra che è di Iron Man 1, che c'era in Iron Man 1. Sì, è Iron Man 1, è quando lui gli chiedono di fare una foto, e gli dice, è possibile fare una foto con lei? Lui, è assolutamente possibile. E dice, non faccia gesti equivoci quando fa così, e poi dice, no, sto scherzando, e gli dice esattamente quello che nel trailer, ovvero, pace, sì, sarei senza lavoro se ci fosse la pace, però, insomma. E poi questo della macchina. Non diventerà Iron Man qua. Queste qua sono proprio le stesse scene di Iron Man 1, però non diventa Iron Man perché viene salvato da Killmonger, il che è strano. Sì, è molto interessante. È strano, ma è una roba interessante, secondo me. Sì, molto interessante, sì. A me i disegni, senti, mi fanno impazzire, sono bellissimi. Non parlo del design, ripeto, il design è bellissimo, l'animazione sembra come si muovono. Si muovono come una... tranquillissimamente, cioè, sai cosa? Iron Man Armored Adventures, la serie TV tipo 2010, mi ricordo di quando era. È una, immaginati una serie in CGI per la TV degli anni 2010, una cosa del genere, quel periodo là in cui non potevano essere per forza delle cose eccelse, questa lo dovrebbe essere, visti i soldi che ci hanno buttato, eppure mi sembra onestamente, soprattutto dopo Spider-Verse, devi alzare l'asticella, devi riuscire a fare una roba che ti colpisce visivamente. Invece questa qua mi sembra dei bei design, senza ombra di dubbio, ma sembra anche tipo un videogioco della Telltale. Non mi sembra... Comunque ti posso dire una cosa, Ivan? Mm-hmm. Adesso lo possiamo dire.
Vai. Raga, non abbiamo fatto analisi di un capolavoro perché noi sapeva... No. Sì, certo. Non le so dire le bugie. No, comunque, no, andiamo avanti. È troppo buona per dire le bugie sui Biancaneve. Ti hanno preso a quell'altra attrice solo perché tu eri troppo azzeccata, effettivamente. Comunque... allora, stata malvagia che hai fatto. Wow. Allora, qua vabbè, Tony terrorizzato, però io volevo un attimo ha un telefono diverso nel film, ha il telefono con lo schermo che si gira, invece qua c'è quello che si apre, ecco, volevo inquadrare questa dove teoricamente la bomba che poi vediamo anche in WandaVision. Ah, sì, beh, i missili della Stark, non mi ricordo come si chiamavano, il Jericho, non mi ricordo più. Non lo so, c'è scritto sopra Stark Industries. Sì, 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 no, non mi ricordo il nome, c'aveva proprio un nome, che quando c'è quella scena, scusate se io mi avvicino, ma c'ho la lucetta che va e viene, c'aveva proprio un nome quando lui c'è quella scena famosa dove sta con le braccia alzate, il completo, no? È quando presenta quel tipo di missile. Qua è quando gli finiscono le schegge addosso e che gli entrano oltretutto nel cuore. Sì. E da inizio agli eventi per diventare Iron Man. Invece il Jericho, sì, ci avevo azzeccato, dai. Però appunto qui ci pensa Killmonger, che ha la forza di 10 uomini, cioè che ha preso un missile tranquillamente con una mano sola. Però, dove vabbè. Sta? Torna da me. Dov'è? Eccolo sì, cioè, un braccio solo ha acchiappato sto missile e l'ha tirato come una palla. Boh, strano che è così forte, però vabbè, magari è un missile molto leggero. Può essere che lui è l'effettiva Pantera Nera, visto che comunque Pantera Nera è al posto di Star-Lord. Dici che è tutto nello stesso... questo sarebbe interessante, questo potrebbe incuriosirmi, se non fossero... tutte realtà differenti, ma fosse una realtà con tante differenze. No, scusa, ma questo pezzo che gli vuoi dire dell'animazione? È esattamente quello che avrei visto nel 2010 guardandomi Iron Man Avventure Corazzate. è molto bello, perché è proprio un'illustrazione fumettistica portata a livello di design, ma se muovono in un modo non hanno dinamismo, tutto gommoso, non ti so dire, non mi sembra un livello alto, è un livello completamente accettabile. Io mi sono visto... Comunque i disegni sono pazzeschi. Sì, 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 il design sì. Io mi sono visto tutto a livello d'animazione, ragazzi. Io sono veramente completamente dipendente dall'animazione supereroistica. Quindi io non ho standard che dico, sotto quello non vado, mi guardo ogni cosa. Ma tu intendi come si muovono i personaggi? Sì, l'animazione è quella, l'animazione è come si muovono. Il design è l'estetica. Spider-Verse ha un'estetica e un tipo di animazione, no? Questo design, questa estetica è molto bella, a me piace molto, però si muovono come se fossero di gomma, capito? Non sembrano persone. A me ricorda un po' come si chiama i giochi quelli lì che sono tipo fumettosi così, la Telltale, La Telltale, esatto, a me non mi piace la Telltale per esempio, però qui invece non mi dispiace. A me piacciono i giochi di Batman della Telltale, l'ho giocato mille volte, però ha quel problema là, cioè sembrano... La Telltale è a basso budget comunque, cioè loro hanno i soldi, li buttano sulla scrittura, sulla storia, proprio perché è quello su cui lavorano, ma sono pieni di bug i loro giochi, cioè sono robe terrificanti, cioè io quando facevo Bruce Wayne c'era una volta in cui si allontanava dal commissario Gordon e gli ho parlato tutto il tempo così, c'era Bruce Wayne che gli parlava e lui guardava... col collo girato completamente. Non mi avevi davanti, ti faccio capire. Cioè, c'era Gordon e Batman doveva tipo guardare qua, no? Mi vedi? Sì. Doveva tipo guardare qua e per un bug parlava così. C'era il commissario Gordon qui e Batman che era il commissario Gordon. Era abbastanza sì... un po' strano, però... Andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Vabbè, qui... Qua lui lo salva, palesemente, e se fanno un'amorevole chiacchierata insieme. Andiamo, guarda, ti posso dire, se vuoi andare frame per frame, punto e virgola, il tasto quello là, punto e virgola, ti fanno andare avanti e indietro a livello di frame, sulla tastiera. Ah, proprio punto frame. E virgola? Punto ti fa andare avanti, ti fa andare indietro. Okay. Madonna, che skill! Però questo qua, cioè, vedi tu come gestirlo, perché a sto punto anche le freccette possono funzionare, visto che se no andiamo veramente in frame all'anno.
appunto questa animazione non mi sembra proprio incredibile al punto da dover, si sta divertendo tantissimo Sara questa cosa. Non me la dovevi dire, non lo dovevi fare. Ah, ecco. Bello, questo qua è un bel parallelismo. Il dottor Strange, sì, è una bella transizione perché sì. Praticamente qua abbiamo, dove sta? Ecco, sì. No? Ok, Killmonger e Tony Stark. E qui invece credo che siano dottor Strange. E non lo so, non conosco. Punto interrogativo. Lo sa Alessio, che sta, nonostante debba studiare, adesso sta studiando e una mano ha preso tipo coscienza propria e sta scrivendo nel mentre sul computer. Con un occhio studia, con l'altro guarda il trailer e lo analizza. Sì, è diventato Igor di Frankenstein Junior proprio. Allora, qua lui, aspetta un attimo. Chi ti sembra che sia? Il maestro del genio delle tartarughe? È lui, Sara. Crossover con... No, niente, ho sfortunato io. No, niente. Avevo pensato anche al genio delle tartarughe, però... Non lo so, mi sembrava tipo una stellina questa, però no. Boh, non so sicuro. Cioè... Pensavo fosse tipo questo lo scudo, però credo che sia esageratamente troppo grosso. No, è tipo un... Non è troppo grosso, però non credo che sia lui. L'antico, dicono. Mi sembra strano, forse è un altro antico, perché l'antico è Tilda Swinton, cioè questa serie si basa sul sovvertire gli eventi. Però loro avevano detto che si erano un po' pentiti di aver utilizzato lei. No, ma che? Non so se... No, mi sa che era al contrario. Mi sa che... Cioè hanno giocato... No, mi sembra che avevano detto quello, perché ne parlammo proprio... Perché sono pentiti di Tilda Swinton? Scusa. Ah, perché hanno messo una donna bianca a fare... No, o non lo so, raga. Sì, penso di sì, perché non volevano cadere nello stereotipo. Allora hanno tentato una roba nuova totalmente diversa, però con Shang-Chi sono un po' pentiti. Ho capito chi è, Sara. È palesemente il maestro Oogway di Kung Fu Panda. C'ha il ciliegio. Lui. Cos'è questo posto? Dario. Quella è la cosa. Infatti per me non è l'antico proprio perché vive in un altro posto. Poi abbiamo visto Dottor Strange che diventa tipo mago oscuro, quindi sta tipo andando a imparare le arti mistiche. Tra parentesi, appena si leverà la barba adesso, è Peter B. Parker di Spider-Man. Sì, è vero. È proprio lui, non è veramente neanche... Un pochino, vabbè sì, è Cumberbatch, cioè, ma è qui quindi dici che non è buono? No, credo che stia imparando le arti oscure, una cosa del genere, in questa... questa cosa. Quindi stiamo ricapitolando fino adesso, stiamo in un universo che Tony non diventa Iron Man. Potrebbero essere vari. Potrebbe essere uno, però non credo. Però comunque le cose che abbiamo visto mo sono Killmonger salva Tony, quindi Tony non diventa Iron Man. E adesso Dottor Strange che impara le arti mistiche oscure, giusto? Sì, ho scritto ad Alessio puoi venire in live per analizzare il trailer di What If. arriva. Oh, ammazza, ecco, arriva. Allora dobbiamo iniziare da capo o ripartiamo da capo? No, beh, abbiamo... Ma secondo me ci dice 3.000 cose. Ora ci dirà tipo no, perché c'è quello che sta facendo la foto con Iron Man che è diverso perché ha il naso un pochettino mosso verso sì, destra. Esatto, esattamente. Tutte cose che... Alessio, ti stanno evocando. No, ti stanno evocando come Doctor Strange evoca i portali. Stasera non credo. Sta diventando stasera adesso. No, penso che la facciamo adesso l'analisi. Sì, per forza. In attesa, completamente. Se Luigi... non so se Luigi può entrare. Luigi c'ha un mal di gola totale, Sara si è mutata. Vai, vi passo il link sia uno. Adesso is the new stasera, esatto, Volmok. Sì. Oh, sta arrivando adesso. Dai, su, forza. Era ora, eh. Oh, mamma mia, oh, Alessio qua, stiamo a aspettare, eh. Come però aspetta, esatto, device no. Non è attaccato la webcam. No, Alessio, vabbè. No, ma non si può manco fare entrare, credo che ci sia proprio qualche problems.
No, proprio perché non c'ha la webcam attaccata. Davvero? Io non faccio partecipare alla diretta. Ok, Dario è fidanzato da 10 anni, stiamo calmissimi. E non puoi partecipare, puoi scrivere, però partecipare ci pensiamo noi della pagina. O eventualmente se vuole pure Luigi, anche se abbiamo la regola delle 3 persone, che è una regola ferrea, però... Situazione, momento disperato, richiede misure disperate, insomma. Minuteman. Ancora non ci sta in italiano. Non lo so se è uscito in italiano, sarebbe interessante. Vediamo. Eccolo. Ecco. Aspetta, vedo Bianca ancora. Eccolo. Buonasera. Sei stato evocato, Alessio, cioè proprio la chat ti bramava. No. Così, per botto. Senti, la riniziamo... cioè, praticamente comunque il trailer è uscito così, de botto, senza senso. Io non l'ho neanche visto per intero, cioè ho visto qualche frame da voi, ma non l'ho visto niente. Lo rivediamo. Mm-hmm. Scusate l'ombra qua, ma... Tranqui funky. Ti avviso, l'audio non è quello che sentiresti normalmente, perché lo sentiamo dalle casse c'è il ritorno. Sfortunatamente StreamYard vuole riproporre l'audio, però va bene, lo sentiremo comunque. Vai, intanto saluto la chat. Ecco, la webcam è morta. Saluto anche. Vabbè. Yeah, peace. I love peace. I'd be out of a job with peace. Non parla delle belle. C'ha il telefono diverso, hai visto, Ale? Qua non è il genio. Un secondo che mi sa che Alessio si sta distraendo per... No. Okay. Time. Questa è Tilda. Tilda. No, non credo. Peter B. Parker. It's changeable. Where you wanna be? That's the question, isn't it? Every universe is different. Each one unique. Slow down a little bit. There's a few people in the room that don't understand. Not me. I get it. The name's Captain Carter. Shall I stop? I am the Watcher. I observe all the dread fires here. Non è senza emozione. Quindi l'antico. A ravager never flies solo. I said never flies solo. Is that some kind of catchphrase? You had me worried for a second. Journey to face the unknown and ponder the question. What is this? Una discreta figata. Infatti, io continuo a dire l'animazione non mi piace. Io intanto provo a risolvere il problema dell'ombra qua, che mi dicono che effettivamente sono un po' oscuro, okay, quindi... Ti sei, un po'? Cioè, stai nella Batcaverna. No, dove è andato? È andato a risolvere il problema dell'ombra. Comunque abbiamo una risposta importante al perché la Marvel si è creata il design di Spider-Man per Disneyland. Così lo possono usare nei loro prodotti in... vaga collaborazione con Sony, cioè non so se c'è una collaborazione o no, perché Spider-Man in questo trailer ha il costume di Disneyland, non ha quello di Homecoming, ha quello che stanno utilizzando da quelle parti là per quel merchandising. Sara sta ragionando. Spider-Man che lancia. Poi ci arriveremo. Steve Rogers e Spider-Man, non credo che sia Spider-Man, oddio, mi sembrava castano a me quando è apparso quel secondo. Però vediamo un po'. Alessio sparito dal mondo, ci ha lasciato così. Noi non so se dobbiamo andare avanti con la nostra vita. Noi temporeggiamo, Noi temporeggiamo. Non è la voce di Robert Downey Jr. È quello che dico anch'io, non è la stessa voce di Robert Downey Jr. Conosco la voce di Robert Downey Jr. C'è il poster. Però ne parlavano anche Comic Con. Sì, boh, mi sembra magari originariamente lo è.
guarda, non so chi è che mi ha mutato, onestamente, però non è stato simpatico. E vabbè, che volevo dire? Dove ci siamo persi, mannaggia la puttana, chi è che mi ha mutato poi? Delle teste salteranno. Alessio! Oh, Alessio è arrivato qua, con il rave dentro casa. Ehi, ma ti ho mutato io per sbaglio. Ah, pensavo fosse quell'altro. Non l'ho fatto apposta, perché io pensavo di... Non so perché, pensando di mutarti, pensavo di non sentirti solo io, perché così chiamavo Valerio da di là e sentivo che mi diceva da di là. Oggi pensi un sacco di cose, Sara, che non hanno proprio un attaccamento alla realtà, mettiamola così. Comunque, dicono che è uscito il poster. Poster, sì, comunque, qua l'abbiamo preparato, qua stiamo... Mm-hmm. Ma non togliere tutto, voglio vedere... No, lo rivediamo il trailer, analizziamo frame per frame, così... È quello che volevo fare adesso. Oltretutto dicono, sembra o John Favreau o Tom Hanks, no, hanno detto nei commenti. Sarebbe veramente figo se fosse John Favreau. Lo puoi ingrandire, Sara. Ok. Ma l'uomo ragno col mantello del Doctor Strange? Ma sei impazziti? Ah, oh, no, impazziti! Ah, eccolo l'uomo ragno. È okay. Strange, perché è Strange. Raga, ma perché Gamora con la spada, l'arma di Thanos e la tuta di Thanos? Sì, è diventata lei Thanos in quella... Wow. Mm-hmm. E scusa, Visione, che cacchio c'ha addosso? Chi? Chi? Visione c'ha le... Questa è Visione, raga. È Ultron. È un Ultron. Raga. Mi sa che quello è Ultron che ha trasferito la sua coscienza nel corpo di Visione. Ecco. E c'ha pure le gemme. Però comunque, raga, lui è Visione, cioè non è fuori dal corpo di Visione. Visione era stato creato perché Ultron ci si potesse trasferire dentro, ricordiamocelo. Gli hanno messo Jarvis per utilizzarlo come arma contro Ultron, ma non era così. Quindi probabilmente in quella versione dell'MCU Ultron ha vinto, è arrivato Thanos, infatti, è riuscito a battere Thanos. Secondo me, e se Ultron avesse vinto in Age of Ultron? Sì, e il fatto che abbia le gemme, secondo me, è collegato a magari l'eventuale arrivo di Thanos. Lui ha battuto Thanos perché era un intero pianeta contro Thanos e si è acchiappato le gemme. Però non è solo quello lo scenario, perché se Tony non diventa Iron Man... Aspetta, dobbiamo capire questa cosa. Se è una Terra sola con vari cambiamenti, però sto cominciando a credere di no, o se, se sono varie Terre come pensavamo... Sono varie Terre. Sì, perché Ultron dove lo incastri in tutte queste cose, capito? Mi sembra strano. Quindi sì, probabilmente varie. Sarebbe stata figa però l'idea di fare una serie su una dimensione in cui ci sono tante cose diverse, però anche varie terre con varie cose. È molto meglio classico. Così, secondo me. Ti dà più spazio per lavorare, sicuramente. Sì, non devi connettere la narrativa, puoi fare quello che ti pare ogni puntata. Sei sicuro che è Strange l'uomo ragno? È Strange, si vede anche nel trailer, perché è identico a... Peter B. Parker, è uguale a Peter B. Parker, identico. È Strange senza barba. Sì, è proprio uguale a Peter... Mo vediamo il trailer frame per frame. In un frame sembrava Hulk del 2008. Sara, puoi ingrandire un altro po' il poster, perché ci sono... Sì, sono anche quel mouse di Valerio. Vabbè, ci sta. Ma qual è un Clint zombificato? Allora, raga, Valerio mi ha fatto aprire un articolo rivelata la trama di un altro episodio di What If, cioè, di prima... qualche dettaglio magari. Sì, vabbè, e tanto fammi leggere il sottotitolo, se no dillo te. Allora, rivelata la trama di un altro episodio di What If, la prima serie animata dei Marvel Studios in uscita quest'estate. Allora, qui dice: lo show ispirato all'omonima serie a fumetti è composto da 10 episodi. Vedrà il ritorno di una buona parte degli attori dell'universo cinematografico. E una buona parte, per me Robert Downey Jr. non c'è. No, dico su Google, l'hanno letto che c'è, quindi... Beh, sì, vai magari giù, Sara. Sì. Ok. Magari inizialmente sì. Poster, vai giù. Col poster vai giù o con l'articolo? No, con l'articolo, perché ci sono i dettagli qui sotto. Allora, potenzialmente questo episodio potrebbe rispondere proprio alla domanda: e se Ultron avesse vinto in Avengers Age of Ultron? Mostrando uno scenario molto simile a quello della serie fumettistica a cui è ispirato, al titolo del film Age of Ultron. E in questa storia di Brian Michael Bendis, infatti Ultron, che a me personalmente è una bella storia... Ah, ma questa, aspetta, si riferisce a quella fumettistica nell'articolo? Sì, okay. È ispirata a quello. Ah, pensavo l'avesse scritta Brian Bendis la puntata. È scritto mostrando uno scenario molto simile a quello della serie fumettistica a cui è ispirato. Mm-hmm.
E in questa storia di Brian Michael Bendis, infatti, Ultron raggiunge lo stadio finale della sua evoluzione e conquista la Terra. Ah, beh, è quella storia in cui tipo pure ci sta Luke Cage che si sacrifica. Sì! Cioè... Scusate, quella con Wolverine che viaggia nel tempo. Ah, ok, ok, perfetto. Sì, sì, ho capito qual è la storia. in questa storia, dai, raga, non posso vedere le vostre facce perché sto a leggere articoli, quindi... non ti perdi nulla, Sara. Ah, no, sì, no. Allora, raggiungere lo stadio finale, vabbè, per salvare la situazione, qua c'è il concept, se volete ve lo faccio vedere. Facciamolo vedere, dai. Sono legittimamente un deficiente. È questa la... Siamo, questa tipo, siamo tipo i genitori di Timmy Turner sulla scala mobile. Ma figliolo, è questa la giostra. È veramente esattamente così. È questa, allora, la questa è Inception, perché ci siamo noi che analizziamo il concept mentre analizziamo il concept nel... Esatto. Questo è il concept. Dice, vedremo una trama simile in forma animata, lo scopriremo in estate d'agosto. Guarda, secondo me in realtà ci sarà questo scenario, però in realtà sono più terre, come stavamo a dire con Ivan. Sì, per forza, perché inizialmente quando l'abbiamo visto non abbiamo pensato un po' a tutto, no? Ma come fai a fare una terra in cui sono successe tutte quelle cose? Cioè, per forza di cose gli eventi devono cambiare tanto. Più che altro se seguono la linea temporale base dell'MCU. Quello sì, quello per forza. E Tony non diventa Iron Man, trovo difficile che si faccia delle pippe mentali in merito al tetto a protezione del mondo, perché se non c'è stata l'armatura a protezione del mondo non può esistere se non c'ha l'armatura, effettivamente, sì, hai ragione. Quindi, non so, allora, volevate vedere meglio il poster, cosa vuoi, dove volete che zoom? C'è un Clint zombificato che è bellissimo sotto. Sì, Occhio di Falco. Sotto abbiamo l'Iron Manger che è Steve Rogers in realtà. Che si chiama Hydra Stomper. O Hydra. Oh, Hydra Stomper, bello! Io, raga, non sono molto fan di Marvel Zombie perché l'ho letta e... Manco io. È veramente una storia di cattivo gusto, onestamente. Sì. Un po' tutto quello che ho visto. Sì, esatto. Io l'amo. Perché, zio, ti piace vedere soffrire questi personaggi che ami? No, ma perché è un trash originale. Ah, ok, allora lì lo capisco. Ivan. Come? Alessio, gli è piaciuto anche Secret Wars. Ah, quella nuova, ma sei un pazzo allora. Beh, potevi dire all'inizio che sei pazzo. Vabbè, come hai fatto che non si capisce neanche qual è la storia? Esatto, è quello che vabbè, insomma. Si capisce che succede. Insomma. Comunque, tornando non parliamo male di Hickman. Ok, va bene. Tornando in tema, magari facciamo una live a parte su questo. Perché io non rileggerò mai più Secret Wars. Sanno, la farete senza di me. Ce l'ho letto una volta, arrivederci. Basta così. Mamma mia, davvero. Allora, la vedova libera mi sembra più corazzata. Sì, infatti è strana, è grossa, credo sia anche più grossa, più muscolosa. Cioè, vabbè, i bastoni, mi sembra una vedova nera. Aspetta, perché lo sfondo dice tutto in realtà, Scusatemi, ora devo... Sì. Ecco, allora, cioè, tipo delle... Ah, mi sa che quello là è l'universo Marvel Zombie. Raga, io ho un'ipotesi. Ogni cerchio rappresenta l'universo da dove provengono. Quindi Challa è dello stesso universo di Ultron che vince. Vediamo, aspetta. No, ah no, però mi sa che è sotto. No, è sotto. Esatto. È sotto. Sì. Aspetta, lo dezoomo perché è così, se no non ce l'avevo niente. Sì, no, sì. No, è esattamente così. Sì, Peggy e l'Hydra Stomper. Esatto. Il Monger. Quindi, vedi, la terra in cui Ultron vince è la terra in cui Gamora ammazza Thanos, oltretutto. Quindi forse non ha ammazzato Gamora Thanos. O forse si è alleata insieme a Ultron per ammazzare Thanos. Sì, però non sono sicuro di questo dettaglio estetico, perché c'è vedova nera che occupa sia il cerchio rosso che quello blu. No, non lo occupa perché è in piedi su quello. Esatto, quale? Dove si trovano i piedi. Ma in piedi su quello blu. Non è che pure gli altri occupano quelli sopra, però quelli dove si trovano in piedi sono quelli a cui appartengono. Esatto. Credo che il fatto Strange, a parte quello di esatto. Spider Strange sta. Killmonger sta sotto, mi sa. Graficamente parlando, credo che i personaggi rappresentati sul. È una teoria, raga, cioè nel senso qui è proprio si va sulla teoria. Loro stanno sul cerchio,
da dove escono ed è il loro universo, e escono da quel cerchio perché iniziano a collegarsi i multiversi. Sì, sì, beh, ma anche semplicemente è una roba estetica, loro stanno in piedi nella realtà in cui si trovano, e poi vabbè, come si dice, cioè come dire, io sto in piedi per terra, però se dietro di me c'è l'orizzonte non significa che io sono esteso, cioè sono Mr. Fantastic sdraiato per tutto l'orizzonte, sono in piedi. Comunque, dove mi trovo. Ultron con le gemme dell'infinito mi pare esagerato proprio. Però è figo. A me piace molto. A me pare proprio una tamarrata. Dipende da come la gestiscono. Peraltro mi chiedo se sarà James Spader a prestare di nuovo la voce. Penso di sì. Ah, boh. Lizard King, per i fan di The Office. Però non lo so. Io trovo interessante che sia vicina a Gamora conciata come Thanos. Per me le opzioni sono due là. O Gamora l'ha aiutato ad ammazzare Thanos e ha detto, vabbè, io mi faccio i fattacci miei. In più, oppure lui ha ammazzato Thanos e lei ne ha preso il posto. Boh, non so sicuro di una delle due. E lei gli ha consegnato le gemme in cambio. Diciamo che se dobbiamo seguire questo ragionamento è interessante che gli zombie, Challa e Strange siano nello stesso universo praticamente, Spider-Strange, a meno che la divisione non ci sia anche, però non credo, boh, mi sembra strano. Quello è un universo pieno di roba praticamente. Oppure dobbiamo capire, magari se scopre che so davvero riescono a trovare il modo per mettere tutto in una linea temporale sola. Ti fanno vedere tipo la terra più strana del multiverso Marvel. Vediamo. Torniamo al trailer, raga. So che sì. Voglio vedere sulla durata, Peter B. Parker. Quello è Peter B. Parker. Sulla durata io non ho informazioni. Credo sui 25 minuti, massimo 30 minuti. Però sono 10 episodi. Però non sono sicuro. Quindi aspettiamo un attimo, anche perché potrebbero non averlo detto. Allora, ma tu alla fine, Sara, esci o non esci? Cioè, a questo punto mi sa di no, perché abbiamo finito la mezz'ora in cui tu dovevi andare a fare cose. No, non esco. Cioè, nel senso, ma non adesso. Va bene. Dai, forza. Allora, abbiamo visto questo inizio. Ale, tu c'hai qualche cosa? Credo che il più grande dubbio che abbiamo noi è con chi sta Strange nell'altra scena. Ora vediamo. O è il maestro UJ. La vuoi rivedere o la saltiamo? No, vai avanti. Di Dragon Ball. Per me sono due maestri con le tartarughe. Telefono diverso. Non è il Jericho, Non è il Jericho. Jericho era il missile che avrebbe dovuto creare per i 10 anelli. Non è quello. Quello è una semplice granata Stark. Bomba Stark. No, c'ha ragione Alessio. Il Jericho è quello gigante. È quella che abbiamo visto in WandaVision. No. Questa è quella che abbiamo visto in WandaVision. Il Jericho era di io. Tara. No, Ivan, aspetta, fammi parlare, se non si capimo. Io dico che questa è quella che abbiamo visto in WandaVision. Questa. Sì. Non sto dicendo del Jericho. No, era Ivan. Esatto. Il Jericho infatti è il missile grosso così effettivamente, questa qua è una delle granate intelligenti di Stark che ti spara addosso mille cose e ti esplode in 100.000 pezzi. E Killmonger, tanto Alessio è sempre in un rave, Killmonger che ha una forza spaventosa che prende e lancia sto missile come se fosse una palla da football, forza veramente di 10 uomini. Sì, ma perché credo che sia diventato Black Panther. È quello che diceva anche Fabio, ha senso che sia la Pantera Nera, però se è diventato una Pantera Nera, perché è vestito come Killmonger? Cioè, non dovrebbe essere in Wakanda a fare la Pantera Nera, cioè, a meno che la storia non sia lui. Magari sta salvando Tony e l'abbigliamento da Killmonger è giusto per l'Afghanistan. E a che gli serve un mitragliatore se è la Pantera Nera? È la Pantera Nera. Non gli servono ste armi alla Pantera Nera. Secondo me potrebbe essere, se seguiamo questo ragionamento, che è diventato la Pantera Nera e poi se n'è andato. Cioè, tipo, ha lo stesso problema che ha avuto nel film con la società del Wakanda, che è veramente una società chiusa che non aiuta il resto del mondo e cose così, che c'ha avuto Challa, quel problema là, e lui ha detto, vabbè, io me ne vado, e se n'è andato negli Stati Uniti ed è diventato però non c'è senso, ti posso dire, in questo ragionamento ti posso dire, se è così, a chi gli serve il mitra? Sono d'accordo pure io, forse si è volato. Il mitra. A chi gli serve il pezzo, il ferro? Vado avanti, Sì.
Allora, Ale, se tu nella sequenza di Tony vuoi vedere qualcosa in particolare, dimmelo, se no io vado direttamente a quella di Doctor Strange. Vai là, vai là. Ok. Vogliamo un attimo capire se è il genio delle tartarughe di Dragon Ball, crossover, o il maestro Oogway di Kung Fu Panda. Dobbiamo capire. Vabbè, qui c'è l'osservatore. Stai andando indietro, sa? Ah, scusate. Aspetta, Gli ho insegnato, le ho insegnato il trucchetto del punto e della virgola per andare frame by frame. Adesso lo farò anch'io, d'ora in poi. Ah, non, Non lo sapevo. No. Questo personaggio, che cacchio è? Guarda qua, si vedono un po' dei dettagli. Sicuramente non è l'antico. Ha una specie di scudo... Esatto. Che non, non so se sembra quello di Cap o meno, ma non credo. È strano. C'ha tipo dei simboli strani, particolari. Però io inizialmente pensavo che tipo così sembrava una stellina. Aspetta, vai un secondo avanti. Vai. Mi sa che è il Wakanda quello. Dici? No. Questa è sottoterra. C'ha un albero di ciliegi. C'entra niente col Wakanda. Sì, sarà più fior di ciliegi, perdonatemi. Vedo che sia Loki, come cacchio si chiama, non mi ricordo. Oppure Ego potrebbe. No, ma Ego non aveva i... Cioè, non erano così con questa architettura gli edifici. Noi ragazzi ci dobbiamo concentrare un attimo su sto cacchio del bastone. Se forse è un personaggio nuovo, potrebbe tranquillamente essere il personaggio introdotto nella puntata. Dici? Sì, Strange va a imparare le arti oscure da un altro maestro che non è l'antico e ci viene mostrato il maestro. Poi è ha una fisionomia articolare. O è Wong che si è dato al crimine. Vabbè, ma magari non è detto che sia un cattivo in quel momento, cioè in quel frangente. Quello è vero, hai ragione. Ma non credo sia un personaggio nuovo. Poi non penso neanche che sia collegato ai film o alle serie televisive in live action. No, intendo nuovo. No, lo dicevo a Robby, che l'ha scritto in chat. Ok. Sicuramente potrebbe essere un personaggio nuovo per l'MCU, chiaramente un personaggio preso dai fumetti, non ex novo proprio. Però vediamo anche... che so ste specie di mattonelle appese così. Biblioteca, le mattonelle, mi sa che sono i libri o roba del genere, perché questa è una biblioteca. Oh, bravo! Potrebbe essere Asgard anche. No, l'architettura è troppo diversa da Asgard, è un luogo mistico, capito? È un luogo che ti... Camartage la vedo difficile. È un luogo simile a Camartage, tipo la scuola di Hogwarts dei cattivi, non lo so, una cosa del genere. Sai che nell'universo di Harry Potter c'erano varie scuole, anche se tutti quanti seguivano le regole di una scuola per vivere, questa cosa è molto strana, però ok. Potrebbe essere appunto un rivale di Camartage, roba del genere. Non so se c'è un precedente, Marvel Entertainment Gigante nella barra di ricerca. Devi premere quello per ampliarlo, Sara, perché non... No, sto cercando qualcosa... No, vabbè. Ok, no, scusa. No, pensavo che ti stessi chiedendo come mai era diventato più piccolo, strano. No. Allora, qua... La bottiglia. Bottiglia, che c'è scritto sulla bottiglia? La bottiglia. C'è una bottiglia là con una lucetta dentro. Sì, l'ho visto, però non si legge cosa c'è scritto. Però probabilmente può essere utile, magari una roba che beve per fare un'esperienza mistica. Ma secondo me è solo vino. Sì, stava ambriaca Strange, no, non credo. C'ha una lucetta dentro. Però, interessante, Strange non ha la cappa della levitazione, quindi probabilmente non è diventato Dottor Strange, ma nonostante ciò ha l'occhio di Agamotto. È interessante che nella locandina chi non ha l'occhio di Agamotto, ma ha il mantello è Spider-Man. È vero. Quindi può essere che loro sono nello stesso universo. Questo magari è lo Strange dell'MCU, che se tipo, oh, dov'è la mia cappa? Ed è finita per sbaglio in un portale interdimensionale. Non dell'MCU, cioè della Terra... della Terra Prime. Chiamiamolo Terra Prime. Mi piace. Non credo che sia della Terra Prime. Sicuramente, forse sono dello stesso universo, ma comunque alternativo. Lui e lo Spider-Man con la cappa. Per Italia chiameranno Angelo Maggi. Sì, pagano bene, sì, fanno. Penso di sì. Speriamo. Tanto io comunque me la vedo in originale perché renderà molto.
anche se a me la voce ti dico, se è Favreau, hanno fatto Peter B. Parker totale proprio, soprattutto in quella dopo la faccia di Benedict Cumberbatch, sì, guarda dopo quando non ha più, guarda quando non è conciato più bene, qui ha preso palesemente le botte, perché non c'ha più niente, è uguale a Peter B. Parker quando a fine film va da Mary Jane con i fiori in mano, proprio identico. L'occhio da gamotto qua non si vede, ma qua è vero. È vero, all'occhio da gamotto è tutto bruciato qua intorno, quindi probabilmente è stato ha fatto un combattimento di qualche tipo. Quindi, allora, diciamo che lui qui in questa scena, quello che è successo è che si è trasferito effettivamente, non è che è vero. È vero. Non è che molto, molto bondiano, è vero? Che? Molto bondiano questo Strange. Molto sì. Come? Bondiano. No, che vuol dire? James Bond. Ah, non avevo capito il neologismo, perdona. È vero, è vero. Chissà, tipo poi lo acchiappano a Cumberbatch per fare James Bond. Chissà, li cercano sempre di vari tipi. Poi, vabbè. Vabbè, diciamo che lui fa qualcosa, non capisco se lui... All'auto con cui è andato a sbattere. Alla Batmobile. Allora... è l'auto con cui è andato a sbattere, quella là che l'incidente, le mani, tutto rotto. Sì, sì, sì. All'inizio del primo Strange. Sì, è proprio il motivo per cui è diventato Dottor Strange alla fine. Esatto, sì, perché non sa guidare decentemente, va a 3000 all'ora deficiente. E ovviamente bussano alla porta, perdonatemi. Intanto è uscito anche in italiano, ci dice Michele. È uscito? Uh-huh. Lo vediamo? Uh-huh. Dai. Allora. Magari per chi non mastica l'inglese, io purtroppo non l'ho sentito, perché... Cioè, vai, vediamo in italiano. Vediamo che ci stanno i doppiatori dei film. Mm-hmm. Penso sì, dicono che c'è Maggi. Per forza. No, ma penso che li acchiappano. Non è difficile come negli Stati Uniti acchiappare quelli. Aspetta, intanto mettiamo la grafichetta da 3. Mi sono appena reso conto che non avevamo la grafichetta giusta. Tanto Sara è scappata completamente. Sì, c'è Angelo Maggi. Ma sì, ma li prendono. Il fatto è questo, ragazzi. Cioè, se pensiamo che... Marco Vivio, adorabile Marco Vivio, una delle interviste più belle Flash che ho fatto, cioè non su Flash, un'intervista Flash molto veloce, lui ha doppiato Peter Parker per 2 stagioni di Spectacular Spider-Man che andava in TV, così, lui e altre persone del casting, anche Domitila D'Amico doppiava Mary Jane, non mi viene in mente il nome della doppiatrice Tizia May, ma l'ha doppiata anche lei, quindi da noi è molto facile come cosa. Maggi doppia Downey Jr. Sì, è vero, doppia sia Downey Jr. che Hanks. E perché molti dicevano che sembra o Jon Favreau o Tom Hanks, perché effettivamente hanno una parlata simile, Tom Hanks e Downey Jr. Se è Jon Favreau in originale sono dei miti, perché chi meglio di Jon Favreau, l'osservatore, lo so io chi è, aspetta un attimino, eccolo, bello di zio. Fratello, scritto l'articolo. Non trovo il trailer, se lo mandate sul gruppo degli abbonati mi fa una polizia. Raga, vi faccio un breve saluto che sto al lavoro e faccio un piccolo commento sul trailer. Una bomba, raga, davvero davvero bello, mi è piaciuto un sacco. Che cazzo. Mi è piaciuto veramente tanto, sembra una serie creativa, sembra una serie animata davvero interessante, più di Bad Batch. Non mi aveva catturato molto il trailer, invece questa sì, quindi spero che sia grandiosa. Poi mo, anche a me. Ha colpito molto di più del primo. Molto, mi è piaciuta molto, . Comunque un salutone alla chat e ci sentiamo più tardi. Ciao osservatore. Ciao Mitico. Ciao lui. Ora mostriamo un po' l'italiano. È canonico comunque Ale, cioè penso sia ascoltato bene. Pare di no. Come fa non essere canonica, scusami, che è fatta dall'MCU? Cioè non abbiamo detto fino all'altra linea di... I prodotti in live action di Marvel. Niente, raga, non l'ho trovato, quindi se mandate il link fate una mi cosa. Sembra strano, cioè ci sta Animatrix che è canonico nei film di Matrix ed è animato a livello di importanza globale, pare di no. Può bello, smigliare così l'animazione senza pietà, vabbè, complimenti, bravi. No, è che non vogliono fare l'universo crossmediale, hanno ragione, l'universo crossmediale è una puttanata. Ma lo fai solo con questa... lo fai solo con le cose No. Necessitano un altro medium, non puoi fare What If Live Action. No, non lo fai proprio le What If Live Action, fai solo non lo puoi fare. Potenzialmente ogni film che vediamo è un What If, perché è completamente diverso da quello che noi conosciamo nei fumetti.
sempre. No, ma Alessio, complimenti per la filosofia, ma non c'entra niente questa cosa. What if l'universo principale? Sì, io ti sto dicendo a livello non di universo, di adattamento e di narrazione, ma What if come serie non è canonica perché è una serie animata. Molto secondo me è una cosa di un universo. L'analisi da quello in inglese, perché io non riesco a trovare purtroppo. Ah, ecco, è una cosa molto stupida questa, perché no, appunto secondo me era fatto benissimo. Ma perché deve essere, perché tu costringi le persone a vedere le serie animate anche. E quindi che problema c'è? Perché non è la Lucasfilm, non è Star Wars. E che allora, vuol dire che Star Wars l'ha fatto pure Matrix, che vuol dire, ma lo fanno mille cose. Cioè, mi sembra stupida come cosa. Cioè, è un progetto che necessita di essere animato, fatto dai Marvel. Fino all'altro ieri era quello che supervisionano loro. Ma è così. A livello live action, tutto qua. Faremo un'altra live con Alessio Riva. Adesso, però, vediamoci il trailer in italiano, così riprendiamo ad analizzare dal punto che abbiamo lasciato. Fallo grande. È grande, No, più grande. Tutto schermo. È tutto così, ok. Così, no? Sì. Ok. Sì, pace, amo la pace. Non lavorerei se ci fosse la pace. Ci conosciamo già? Il tempo. La realtà. La voce femminile, oh. Mi sa quella di... Dove vuoi andare? È questo che ti chiedi, vero? Ogni universo è diverso. Ogni universo. Vai più piano, qui dentro c'è qualcuno che non capisce. Non io ho capito. Chi sei tu? Mi chiamo Captain Carter. Chase! Sono l'osservatore. Osservo tutto, ma non interferisco, non posso farlo e non lo farò. Mi sa che devo improvvisare. Siamo molti più di voi. Un Ravager non lavora mai da solo. Ho detto che non lavora mai da solo. Che cos'è? Una specie di slogan? Per un attimo mi ero preoccupato. Partite verso l'ignoto e riflettete sulla domanda. Sì. Non mi piace per niente la voce dell'osservatore. Ma è la sua, è proprio quella di Jeffrey Wright, il suo doppiatore ufficiale. Cioè, ufficiale. Meno male che me la vedo in originale, perché no. Non è, cioè, con tutto il rispetto, però, francamente. Intanto mi si stanno chiamando al telefono, un secondo solo. Ok. Tanto noi eravamo rimasti qui nella precedente. Saretta, guarderesti un attimino la chat privata che abbiamo qua, gli ho detto un'informazione in più. Allora, Allora. Noi eravamo rimasti qui e praticamente stavamo dicendo, allora, quello che volevo dire prima, no? Dimmi se sei d'accordo con me, Ivan. Sì. Allora, inizialmente pensavo che qui stesse creando un'illusione, no? Però poi vedendo la scena seguente, io credo che in realtà non era un'illusione, lui si sia effettivamente... teletrasportato, spostato, insomma, come vi pare a voi, sì, sia effettivamente accaduto qualcosa. Anche perché
prima l'occhio da gamotto non c'era, dopo l'occhio da gamotto ci sta, e oltretutto è sporco, cioè lui è sporco, è come se effettivamente, come ha detto Alessio, come se l'avessero colpito, secondo me. Esatto, cioè, è tutto bruciato. Sì, sì, sì. Poi senza cravattino, nota. Cioè, c'ho il cravattino tolto. Quindi, ma anche in faccia. Per il follow. Grazie per il follow. Credo sia un hater, comunque. A posto. Grazie per il follow, comunque. Tanto ormai. Vabbè, lo scopri. Giorgio Mirabile, grazie per il follow. Giorgio Mirabile. E vabbè, allora. Tornando a noi. 11 agosto, poi. Tornando a noi. Pessimo giorno. Perché? Te c'hai da fa? No, ma più che altro perché chi sarà ad agosto, l'11 agosto, a vedere What If su Disney Plus? Ma che gli frega, c'hanno i soldi per fare una riguardo e basta. Noi ma neanche, anche se... ma neanche io sarò davanti neanche al... Tu. Ma neanche io, perché io sto in vacanza. Cioè, poi sì, sì, faremo qualche live sicuramente, ma non è secondo sarei me una strategia cubissima. Sarà in vacanza con lo smartphone. Secondo me penalizza moltissimo. Già è una serie animata e ha purtroppo all'handicap dell'essere questa cosa io la trovo scema, però non possiamo. Io sono d'accordo, ma sono d'accordo. Lo so, però secondo io finché non sento Kevin Feige che mi dice no, non è canonica perché è animata, cosa che non farà mai perché lavora per la Disney e voglio vedere se si mette a parlare male dei prodotti animati, per me è canonica, non ha senso di non essere creduta come canonica. Multiverso Marvel, cacchio, è un elemento su cui stanno lavorando. E oltretutto si basa direttamente sui prodotti MCU, è prodotta dalle persone nell'MCU, più canonica di così non può essere. Sì, sono infervorato perché io ogni qualvolta viene detto qualcosa di negativo sull'animazione perdo un attimino la brocchetta. Non l'ha detto Alessio, ovviamente, è una cosa che si ma può aspettare. Io direi di, cioè, nel senso, questo argomento, siccome è un po', cioè, nel senso, se è canon o non è canon, è ancora un punto di domanda. Io direi di tenerlo da parte intanto iniziare ad analizzare il trailer. Sì, sì, sì. No, certo, c'hai ragione. Ok, allora qua non si capisce cosa sta succedendo, però insomma c'ha il coso. No, tutti questi simboli molto particolari. Peter B. Parker, dio di Dio, se non ci hanno neanche provato. Dai, non sembra manco Cumberbatch là. È uguale, identico. Poi lui sta precipitando per andare da qualche parte. Cioè, farà mordere ma ve pare se citano su Spider-Man, tipo precipita in una grotta, viene morso, cioè gli viene dato da un mago la cosa del rango. Non credo. Ti immagini, io mi ammazzo da ridere, diventano i miei preferiti in assoluto i creatori di quella puntata. Allora raga, questa è la battaglia di New York, però Iron Man c'è. Sì, no, ci sono tutti. Questa qua è la battaglia di New York normale e poi ci sta la transizione e diventa la battaglia versione qualunque universo sia. Cioè ti fa vedere la differenza tra l'universo Prime e quelli particolari, insomma, con... ecco, vedi, c'è una pantera nera là. Sì, quella è Challa, quindi è Killmonger per forza delle cose. Comunque, stanno dovrebbero chiamare i guardiani del multiverso questi. Ah, vabbè, allora vedi, però stanno nello stesso universo Gamora e Challa, ci avevamo azzeccato sulla cosa del poster, perché stavano... Ma questo, cioè, c'è anche Thor, dovrebbero essersi già uniti. Cioè, questa è la squadra dei vari componenti delle varie dimensioni. Ah, ho capito. Comunque, mi sa che ci avete azzeccato, è probabilmente Killmonger, la Pantera Nera, là. Quindi anche per quello che ha potuto lanciare quel missile con una tranquillità inaudita. Capiamo come mai si è fatto l'armatura di Vegeta, perché chi lo sapesse, proprio l'armatura di Vegeta, sì, quella di Killmonger ispirata. Okay, comunque Thor non lo fanno vedere per intero, però è lui. Però sta là, sì. Tra l'altro c'è anche un tatuaggio bicipite. Eh? Sì, è vero. Tatuaggio su bicipite. Sì. Thor spaziale. Un drago? Strano. No. Chissà che si sanno delle cose, Ale, su chi è quel Thor, come mai è diverso da quello normale. Si chiama il Party Thor. Quindi è Thor che non ha mai imparato un cavolo, praticamente. Sì. Ok, a posto. L'indegno, il festaiolo. Ah, a posto. No, diventa un guardiano del mondo. Scusami, se è l'indegno, perché ha comunque bisogno. Magari dopo riesce in qualche modo ad essere degno. Ah, ok. Dino non gli ha mai messo l'incantesimo, perché ricordiamoci che l'incantesimo gliel'ha messo Dino, prima Mjolnir lo poteva sollevare, penso, chiunque. Ok, qua invece stiamo in questo posto, non so che... Mi sa che qua è sempre Star-Lord versione Pantera Nera. Sì, questa qua è dove sta la cosa del collezionista. Sono tutte cellette... Perché no, vediamo il collezionista proprio nominato.
Oh sì, mi sa che sono le cellette in stile, sono in stile, non è lo stesso posto, però mi sembrano stile. No, no, a me non sembrava Nowhere. Dici? Boh, può effettivamente un po' diverso. Non ha lo stesso doppiatore, coso, quello blu, mi viene in mente. Yondu. Yondu, sì, è diverso. Sì, ma pure l'attore, cioè pure il design è diverso rispetto all'attore. No. No, il design è uguale. È il primo Guardiani. Sì, sì. All'attore. Boh, in questo frangente sì, sì, sembra completamente diverso. No, no, è identico. Non lo dobbiamo tanto. E vabbè, qui è lui che... Prende... Fede, lo stiamo analizzando frame per frame, non ti preoccupare. Cioè, qui... più o meno frame per frame. Qui allora, praticamente qui ci sta la sfera. Ciao Manzolone. Ciao Manzolone. Sì, la sfera, la gemma. Ciao, sa? Sì, sì. L'orb, l'orb. Sì, Chadwick Boseman è tipo l'ultimo ruolo Marvel, o l'ultimo ruolo in generale, mi sa, a livello temporale di Chadwick Boseman, non so, sì, sicuro. È stata la sua ultima performance per i Marvel Studios. Bello, bello, molto, molto bella questa cosa. Allora, avanti, Viste, però è bello che abbiamo un'ultima performance post Pantera Nera. Sì, ok, vabbè, poi abbiamo appunto Star-Lord. Beh, no, raga, non è proprio uguale, comunque. Mazza! Come fa? In che cosa differisce? In che cosa? Il primo Guardiano della Galassia è identico. In che cosa differisce, Sara? Dove lo vedi la differenza? Non lo so, mi sembra un po'... Cioè, rispetto agli altri, mi sembra meno fedele. Poi la mascella è... Forse è un design... Tipo come... La mascella è il naso. Forse è come quello che fanno... sai, a un certo punto hanno smesso di utilizzare Samuel L. Jackson nei fumetti perché gli deve pagare la likeness, quindi fanno un design generico che può ricordare quello di... può essere di sì, però uguale non è uguale. Cioè, nel senso, se vai a vedere Tony Stark, quel Tony Stark effettivamente richiama molto di più Robert Downey Jr. Sì, ma dipende... A parte che secondo me è uguale, però se vogliamo trovare una spiegazione, dipende da anche... Magari l'attore non è in buoni rapporti con i Marvel Studios, anche per il momento in cui hanno cacciato James Gunn e non gli ha dato la likeness. Non lo so, sto tirando a indovinare. Robert Downey Jr. chiaramente gli ha dato la likeness, gli hanno dato la vita che ha adesso i Marvel Studios, quindi direi chiaramente sì. Poi io, era nel poster, mi hanno detto, ma non credo che l'abbia doppiato lui alla fine. Secondo me inizialmente doveva farlo lui e poi ha detto... mi distanzio, vado a fare il produttore di Sweet Tooth e arrivederci. Però boh. Comunque no, per me è uguale. Loki... Lui è identico, cioè sì, guarda la differenza tra il design suo e... Non il c'è, design... io non la vedo proprio. Manco io. Però... Praticamente non la vedo manco io. Vabbè, Loki mi sembra... Ma l'armatura è una roba nuova di Loki o... Perché non dare lui... Volstagg dietro. C'è Volstagg, è vero. E l'armatura del primo Thor. Era così, era fatta a scaglie, perché sì, il fatto che stia davanti... La vedremo settimana prossima. Ok, perché sta guidando gli Asgardiani, chiaramente. Quindi sì, quale potrebbe situazione... essere diventato re anche. Quale situazione? A Gungnir, che è l'arma di Odino. Potrebbe essere che la terra del Thor festaiolo è così perché Odino è morto... Thor non ha mai imparato un cavolo perché Odino non gli ha mai incantato il martello, non l'ha mai spedito sulla terra. Loki è diventato re perché Thor si voleva solo divertire. Oppure questo qua è un momento in cui sta sovvertendo la cosa, sta tipo togliendo dal trono Thor. Perché magari, ecco, magari si sono uniti tutti quanti a Loki, compreso Volstagg, proprio perché Thor sta tipo mandando in malora Asgard perché si sta solo divertendo, non sta facendo un cavolo. Potremmo vedere una cosa molto simile settimana prossima. Infatti, anche quello. Canon! Andiamo avanti. La citazione Cina in collegamento, chi lo sa, ma non lo so. Allora, vabbè, qua vediamo poi Visione. Visione è Ultron qua, per forza delle cose, credo. No, però alla no, secondo me ancora no, perché credo che stia parlando con Clint. Credo che questo sia Clint, forse. O Steve. Hai visto i commenti di Marco? Sì, 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 non lo so, sono d'accordo, peraltro, con Marco. L'hai visti, sa? Ci fa Marco, mi sa che è Steve. Eh sì, il taglio di capelli di Steve. Sì, sì. Contro chi sta Loki là? Puoi andare un attimino avanti? C'era Loki? Avanti. Sa... Sì, 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 avanti. No, 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 non così tanto, frame per frame. Come stai facendo adesso? Eh no, dietro. Okay, ci... Ah, dietro, scusami, perdonami. Ah, vedi, gli Asgardiani che tipo...
stanno, quello là è Nick Fury con lo Shield, quello là è New Mexico, credo, cioè mi ricorda molto New Mexico dove è cascato il martello, cascato termine tecnico. Interessante, gli Asgardiani che invadono la Terra, i tre guerrieri. I tre guerrieri, Sif, esatto. Interessante. Tom Hiddleston con tutti questi progetti che sta a fare la Marvel non c'ha nessun problema a pagare nessun mutuo, credo, comunque. Cioè, veramente... Questo mi sa che è l'episodio del Party Core. Eh sì, sì, no, penso anch'io. Infatti, lui così a comando di Asgard, interessante come cosa. Bisogna capire come l'hanno risolta. Ok, poi vabbè, Howard il Papero potrei essere più contento di così, io giusto Dio, se mi fanno fare un cameo pure qua scoppio per aria, no? Nel senso metaforico, ovviamente il film di Luigi dissocio ogni tipo di esplosione tranne quelle di gioia e di affetto, però con consenso e contesto, e vabbè, insomma, sì, lo so, ci sta, vabbè, ci ha fatto i casini, ecco che hai fatto, mamma mia, stai fermo. Che sto facendo, Valerio? Spara, che ha chiuso tutto. E Valerio invece ha aperto tutto, roba pure che non c'entra niente. A posto, bello. Il giorno in cui arriveranno i potenti mezzi, ma ne parleremo in futuro. Vabbè. Poi. La scena in cui dice non sacrifichiamo vite. Oddio, non mi ricordo quale. Vai, sa. Qual era quella in cui dice non sacrifichiamo vite? Thor nel film di Thor? Dark World? Quando dice quante persone dovranno soffrire ancora, quante ne saranno necessarie, che una citazione al Frankenstein di Kenneth Branagh. Ah, non l'avevo mai notata questa cosa, fico. Allora, non so se è Steve quello, onestamente. Questa cosa di Howard il Papero mi fa impazzire. È bellissimo, mio Dio, quanto è bello. È fantastica. Poi sta guardando. Non si capisce cosa sia quella cosa che si muove. È una porta. Il fumo non lo capisco, però sembra una porta che si apre. No! Era una serratura. Hanno spaccato la serratura e gli hanno aperto la porta della cella. Ok, sì. Perché c'è il vetro. C'è il vetro, sì, fumo. Allora lo stanno liberando dalla collezione del collezionista. Sì, esatto, del collezionista, esatto. E stanno a Nowhere, quindi, o comunque in un posto dove è stato catturato Howard. È la tenuta di T-Van. Sì. Ok. Questo. L'Hydra Stomper. E Capitan Carter. Mi piace che non l'hanno chiamata Capitan Bretagna, l'hanno chiamata Capitan Carter perché... non ha bisogno di essere tanto un simbolo quanto Steve, cioè non diventa Capitan America, l'hanno messo quella roba da sopra perché è la sua nazionalità, però non ci saranno tipo fumetti. Ma chi è invece quello su cui sta a cavaccioni? Steve, in un'armatura stile Ironmonger fatta da probabilmente Howard Stark. Sì, alimentato dal Tesseract. Esatto, vedi, e comunque si vuole rendere utile... Dentro l'armatura sarà appunto un Iron Man in un universo in cui magari Iron Man non esiste. No, semplicemente Peggy ha avuto il silo del super soldato, Steve no, e quindi è diventato sì, è quello che dico. No, nel senso che in quell'universo magari non ci sarà un Iron Man dopo che Steve Rogers è diventato Iron Man negli anni 40, comunque credo. O forse sì, magari ce ne saranno altri, però non in quella modalità, comunque credo. È figo perché è fighissimo. Sembra proprio l'armatura, non sembra neanche l'Ironmonger, sembra l'armatura della grotta, perché ovviamente la tecnologia è la maschera è identica. Esatto, però più ovviamente non è stata fatta in una grotta, è stata fatta nel posto che ha creato il macchinario per il siero del super soldato, quindi è più sviluppata. Ricorda un po', ecco, mi è venuto in mente quella di Iron Man Noir, fatta nella Seconda Guerra Mondiale praticamente. Sembra quella di Iron Man Noir. Non so se ci avete presente. Che dove è un... Poi dovrebbe essere verde, solo che è un verde, qua è un verde scuro, nel set Lego è un verde acceso. Allora, ci chiedono sotto cosa c'è scritto sulla gamba, e mi sembra che c'è scritto USA. Sì, perché è proprio, cioè, USA, è anche un po' Iron Patriot in un certo qual modo. Sì, mi ricorda, sai perché? Perché c'hai due razzi dietro e Iron Man Noir c'aveva la turbina, quello me lo ricorda. E ovviamente era di quegli anni là, quindi anche se il design effettivamente è completamente diverso. Quanto è figo il design di Iron Man Noir?
Dopodiché abbiamo di nuovo Mesa Killmonger. Aspetta, è figo che Peggy, cioè tipo, non so se le hanno creato quella cosa proprio per farli lavorare insieme, tipo il suo Bucky, l'Iron Stomper. Cioè l'Hydra Stomper. Lo schiaccia Hydra comunque. Poi di nuovo senza tuta. È vero? È in una guerra in Wakanda. Sì. Ci stanno i Wakandiani. Con macchinari proprio. Con dei robot. Dei robot sì, umanoidi. Ma mi sa che quelli sono sentinelle Ultron. Perché c'è il Funko con Killmonger con la testa di Ultron. Quindi hai ragione. È legato a quello. Okay. Interessante. Ma era Manfredi che doppiava Thor in questo trailer? Perché a me sì, un po' sì, era lui. Questo personaggio? No, credo che sia una delle... Sì, potrebbe essere... non Baku, Koye, quello di Daniel Kaluuya, come cavolo si chiama? Mi viene in mente neanche se rinasco 100 Uffa. Volte. Ora ve lo dico, Sbarbato un coatto, sì, è Thor, è più, sai cos'è, meno Thor e più Bacco praticamente, sta lì, si diverte. Il capo della quinta tribù, dice poi. Sì, esatto, che si chiama Wakabi, non mi veniva. Questo qui. Nome simile a Wakanda. Aspetta. Sto tornando. Lo ce la posso fare. Ah, la vendetta di Faghi. È vero, il Supercilia Bionde, sì. È vero, non ci avevo pensato. Scusa, io non dico lui. Sì. Ah, okay. Quell'altra, quella dietro. Sì, quella là potrebbe essere Okoye. Ah, sì, potrebbe anche una delle Dura Milaje. Ok. Ok, vabbè, qua ci sta lui, che non assomiglia molto a Chris Hemsworth. Per niente. Bisogna vedere com'è Chris Hemsworth, enorme e sbarbato. Quello non lo sappiamo bene. Perché Chris Hemsworth, se c'ha i capelli corti, sembra Thor. È incredibile. No, è vero. Ma tu guardi, hai visto in Man in Black e hai detto quello è proprio Thor. Ragnarok, cioè, ce l'aveva. Con... Ma non era sbarbato. Sì, ma c'ha la barba. Cioè, se gli levi il look di Thor, non è Thor, non è come Robert Downey Jr. che dici come mai Iron Man non c'ha il pizzetto. Allora, come è questo personaggio alla sua destra? È Strange! Ah, la destra? Sì, che lui è Strange, sì, ci sono arrivato. Sì, guarda quanto aiuto io, come meno male che sono, veramente, perché chi parlerebbe dell'ovvio come me? Boh, la destra... Ma lui intanto... Questo è New York! Eh? Questo è New York, mi sa, vedo dei grattacieli dietro. Ma si sta evocando la dimensione oscura su New York. Forse. Guarda le particelle Kirby, guarda che figo. Sì. È un peccato che ci abbiano questa animazione gommosa, che sicuramente la posso accettare, perché c'hanno troppi soldi però per farlo. C'hanno troppi soldi per fare un'animazione mid. Dovrebbero fare un'animazione che ti scoppia la testa. Ma adesso è Mephisto, può essere. No, scherzo. Sì, no, il personaggio qui a destra. È lui, hai visto che suona una cornamusa, è per quello esatto. Che c'ha quelle... Vabbè, per capire, perché questo io credo che sia il Doctor Strange che abbiamo forse visto all'inizio, può essere? Sì, può essere. La cappa, quello dell'inizio non ce l'aveva la cappa. Questa è la versione malvagia. Forse i soldi li hanno lanciati anche per pagare gli attori, lo capisco, però Questo... Ho buttato tanto sullo stile e sul design, ma l'animazione in sé è veramente tanto, tanto mid. Sembra davvero Peggy. Iron Man Armored Adventures. Questa è Peggy? Peggy, sì. Vabbè, qui combatte... C'ha una spada là! Potrebbe essere una degli artefatti del Teschio Rosso che andava a cercare, quelli nordici. Sì, spada antica. Potrebbe essere che gli ha tipo... Vedi, sì. Potrebbe essere che è andata... appunto dove un po' come era l'inizio, non l'inizio, l'episodio d'origini di Cap su Avengers. Sai che mi ricorda? Mm-hmm. Sembra la spada d'ebano del Cavaliere Nero. Ah, effettivamente con Eternals in arrivo ci potrebbe stare come... Potrebbe essere. Sì, come citazione, è vero. Ma magari non c'entra nulla. No, vabbè. Non lo so. Vediamo un po'. Secondo me è un po' come, per chi ha visto Avengers il più potente eroe della Terra, lo saprà, però lo specifico per chi non l'ha visto, c'è l'episodio dove Cap, c'è l'origine, perché i primi episodi sono tutti quanti, un capitolo, non l'origine dei personaggi, o comunque non le origini, però ti fanno conoscere i personaggi, e si vede Cap che entra nel covo di Teschio Rosso, mi pare,
dove ci stanno tipo mostri asgardiani, robe varie, artefatti, perché sono quelli su, che Schmidt cercava. Quindi magari Peggy si trova, vedo una roba strana che cade, potrebbe aver tipo tagliato la testa a qualcosa. Potrebbe essere sangue quello. Ah, è verde. Sembra un tentacolo. Eh sì, è vero, un tentacolo. Sì, potrebbe essere, forse hanno evocato veramente un mostro idra o una roba del genere. Ah, può essere. È un tentacolo, sì, sì. Vabbè, con Capitan America che non gli rompe le scatole, magari Schmidt è riuscito a chiappare più roba occulta e a evocare robe, chi lo sa. Magari Peggy, essendo meno, come posso dire, meno, è più un soldato intelligente, eroica, ma Capitan America è un supereroe nel cuore, quindi lui andava direttamente contro Schmidt, mentre Peggy potrebbe essere più strategica a buttare giù le parti. È una che va subito all'azione, cioè guardando la confermato cosa? Ah, perché... No, era la battuta per il tentacolo. Vabbè, Doc Ock è già confermato, è rimasto confuso. In realtà è una che va subito all'azione, cioè l'ho vista nella serie TV e comunque è una che picchia forte, cioè mena proprio tosto. Però dopo aver conosciuto Capitan America, cioè se è in uno scenario in cui non ha visto Capitan America andare a fare cose da Capitan America, magari ha ancora la mente di... Ma lei in realtà ha addestrato Capitan America. Sì, 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 ma Steve c'ha la particolarità che è quello là che si è lanciato dall'aereo, cioè che lui ha fatto prendere l'aereo di Stark, si è lanciato in mezzo e ha acchiappato tutti quanti, mentre gli dicevano no, non lo possiamo fare, li dobbiamo lasciare morti o cose così. Cioè Steve è un supereroe nel contesto della guerra. Non dico che Peggy non sia eroica, Peggy cacchio è Peggy Carter, è la sua Lois Lane, cioè capito, è un personaggio fondamentale, eroico, importante, che sicuramente avrà un impatto incredibile in questa puntata. Però magari se la vogliamo differenziare, se non vogliamo fare semplicemente Capitan America femmina, la facciamo che è un po' più militare, che conta sulla strategia, nel mentre Schmidt si mette a organizzare robe che non competono all'America che deve andare contro l'asse, nel mentre Schmidt guarda un artefatto qua, un artefatto là, crea un portale e badabim badabam esce fuori. E dovrebbe esserci anche Teschio Rosso, solo che non l'hanno mostrato. Nel senso sì. Lego almeno c'è. Ovviamente doppiato da Hugo Weaving, ma sicuro, ovviamente. No, ovviamente, ovviamente no. No, lo dico, lo diciamo anche alla chat, ma dovrebbe essere Ross Marquand. Ross Marquand è quello che lo ha interpretato in Infinity War e in Endgame. Qui, ecco, vedi, qui è quando lei dice sono Captain Carter, è interessante perché lei ha il costume di Capitan America che, tra parentesi, non hanno fatto questo grande sforzo di design per quanto mi riguarda col costume, perché è il costume che Steve ha ai giorni nostri, però nella guerra, cioè potevano almeno elaborare un pochettino quello che gli hanno fatto nella prima guerra mondiale, però vabbè, questa è una cosa che noto solo io. Questa qua è la scena dove Steve va a salvare Bucky e gli altri, però è interessante perché Steve era vestito da Capitan America perché era la scimmietta che ballava, no? Mentre lei è già ben... cioè era vestito da Capitan America per finta, insomma, era molto riminiscente del costume Ultimate, però era semplicemente la maglietta del costume di stoffa con vestiti militari sopra. Mentre Peggy sta andando lì come Captain Carter, proprio come la sua versione di Capitan America. Quindi chissà se ha fatto lo stesso ragionamento di Steve o se è passato tempo. Secondo me potrebbe essere passato tempo. Potrebbe, sì, sì. Lei è andata a liberare quando già era operativa come Captain Carter. Sicuramente non come figura pubblica, ma come elemento sorpresa per gli Stati Uniti. Comunque, o il Navi, non devi ringraziare noi, ma soprattutto i Marvel Studios che hanno droppato questo trailer così a sorpresa. C'erano Sarah Ivan che volevano chiudere tipo alle 6 e poi il delirio. E tra un po' poi oltretutto mi verranno a colpire con un ariete, sì, infatti, tra poco prima o poi dovranno cenare in casa mia. Tanto certo. Siamo quasi, insomma, cerchiamo di andare magari per le cose un po' più rilevanti. Sì, sì. Queste cose proprio le celle, appunto, del film, dove salva... Sì, dove esatto. Bravissimo, ma c'è in memoria. Vabbè, ma quando entro in modalità analisi divento un database, per il resto del tempo sono un rincoglionito, però con le analisi sono sveglio. Bellissimo. Chissà se hanno messo Strange come... Allora, abbiamo, l'ho detto anche prima, Ale, mi sa che non c'eri, e manco Sara. No, Sara c'era, però non aveva notato l'uomo ragno. Abbiamo la risposta al design di Disneyland. L'hanno fatto perché così lo possono usare, quello è il loro design. Finalmente sì. Usare i loro prodotti.
Scusate se non stiamo rispondendo alle vostre domande, però la chiacchiera da fumetteria si è trasformata in un'altra analisi, quindi vabbè, abbiamo fatto la prima sezione Q&A e una poi prima la parte, esatto, sì. Allora, andiamo avanti, sì, ok, che cos'è? Aspetta, torna un pochino indietro, sa, usa le freccette invece di... No, è Peggy con la moto. Credo che sia la vedova. No, sembra Natasha, sì. Ah, è vero, c'ha le braccia scoperte, è vero, i capelli rossi. Ha le braccia scoperte e c'ha i capelli... Ah, ecco chi è quello vicino a Dottor Strange che fa il patto. Cioè, dici? Sì. Potrebbe essere, è vero. Credo che sì. È vero, ma come cacchio se lo mette il costume di Spider-Man in tutto questo Doctor Strange? Io devo capire questa cosa. L'ha ucciso? Hanno ucciso l'uomo ragno, come diceva. Qua si vede meglio, comunque. Oppure è lui proprio l'uomo ragno ex novo a caso. Magari potrebbero citare la Randy Strasinski e dire che lui ha i suoi poteri da ragno per natura mistica, là. Tipo totem ragnesco. Vabbè, qui zombie cap. E vedi, effettivamente, sa, non può essere la stessa terra, perché se Peggy... Capitan Carter, che cacchio si fa con i zombie Capitan America qua? Esatto. Un'altra. Sì, sono tutte terre. Quindi sono, esatto, ambientate in che cos'è il rhino? Questa a sinistra. Ma aspetta, una cosa interessante, Iron Man ha l'armatura di Infinity War. Ha quella proprio di Infinity War. Mi ricorda un po' la scena di Far From Home. Ah, oddio, è vero. Però sì, quello dietro che si muove è il rhino. Madonna. È Hulk. Ma è tipo corazzato. Mi sa che potrebbe essere Cool Obsidian. Ah sì, è lui. Sembra. Sì, perché lui c'ha l'armatura di Infinity War, quindi deve essere che è tipo... Quello, è il membro dell'Ordine Nero. Ah, ok, sì, può essere, è vero. Potrebbe essere che il virus zombie ha colpito la Terra durante l'Infinity War. Questo qua è Thor, cioè non è Thor ovviamente, Occhio di Falco, però nel film del primo Thor. Sì. Mirko, stiamo arrivando a quel punto. Questo è Thor normale. Aspetta, no, però non ha in mano il martello. No, è Thor il film. Col binocolo, sì. Sì, questo è Thor il film proprio. Quindi non è Thor festaiolo. Quindi okay, forse potrebbe... Bella da morire. Potrebbe allora essere forse tipo... questo è l'episodio di Loki. Forse che ne sai, tipo quella là è la timeline in cui Occhio di Falco ha sparato in testa a Thor e l'ha ucciso. Non ci avevano Thor durante Avengers. Credo che sia Asgard. Sì, questo è Asgard. Che carina. Shuri. No, raga, aspetta, c'è un problema. Sembra un po' piccolina, però. Shuri da bambina piccola. No, scusate, c'è allora Wakanda. Non riesco, è il Wakanda, no? Però sì. I simboli qua a destra sono wakandesi. Sembrano wakandiani. Non lo so, onestamente non lo so. Sembrano, potrebbe essere tutto per quello che ne so io. Pepper! E c'è una donna bianca là in mezzo, che ce fai Wakanda? Donna bianca, capelli rossi, mitraglione, Pepper Potts. Aspetta, vai un secondo indietro. Che cacchio ci va? Pepper Potts molti anni prima, quindi Pepper molto più giovane perché ci sta Shuri. Vabbè, Shuri... A meno che non sia Natasha con un vestito rosso, ma non credo. Non c'hai capelli rossi come quelli di Pepper. Non credo che questo... O forse sia il Wakanda. Sì. No, c'è da domandarsi... Allora, Pepper è un po' di anni più giovane. Forse questo qua è proprio periodo Iron Man 1. Ha senso che Shuri fosse piccola durante Iron Man 1. È strano... Che cacchio ci fa Pepper Potts in vacanza? A me sembra strano che la Paltrow si sia prestata per una cosa del genere. Magari non si ricorderà di aver fatto. Perché ho doppiato... Non pensavo. Sado se trovava lei, però comunque la apprezziamo. Magari non l'ha fatto lei, a fine Iron Man. Quando Luca è la realtà di Killmonger che salva Tony. Ah, è vero, bravo Luca, ci ho pensato. Beh, abbiamo passato 6 ore dall'inizio, quindi effettivamente mi sono scordato che ne abbiamo parlato. Sarei andata via. Vabbè, comunque, interessante sta cosa. Quindi, non possiamo andare avanti perché... Però aspetta, allora... no, non possiamo. Infatti ogni volta che Sara se ne va noi dobbiamo temporeggiare. Però
Allora, magari per rispondere a Cabala Club, magari erano imprigionate. Chi erano perché dovrebbero autosfondarsi Wakanda? Magari no, qualcuno. Secondo me è nella... Magari Killmonger ha usato Stark per sovvertire Wakanda. No, raga, secondo me è sempre tipo in quello scenario in cui abbiamo visto Killmonger combattere con i droidi, con quella specie magari di... Killmonger ha usato Stark per prendere il controllo del Wakanda. Magari quei cosi dietro sono tecnologia Stark. Non lo sappiamo questo. Non mi sembravano molto ultroneschi, onestamente. Potrebbero essere, potrebbero essere come le armature di Iron Man 2, però fatte bene, create da... da Sam Rockwell, non mi ricordo il nome del... Justin Hammer. Justin Hammer, esatto. Potrebbero essere le armature... Fanno cacare praticamente. Eh no, però l'ha fatta Iron Man, quindi non fanno cacare per forza di cose. Fatte meglio, cioè, non ci avranno l'ex moglie sicuramente come arma bello finale. Lui è identico. Sì, lui è identico. Fatta, sì. Vabbè, ma c'è il figlio che fa Capitan America, gli avrà fatto uno squillo dicendo ti va di usare la tua likeness qua. Magari ha proprio recitato lui. Eccolo. Sì, l'Hydra, o sì, comunque un gigantesco polipone spaziale, e quella là è un'arma appunto occulta, cioè un'arma forse asgardiana. Tilda, ok, Tilda c'è. Ok, e Tilda e c'è. Tilda. Ed è perfetto. Non si scappa da Tilda, non si scappa da Tilda. Beh sì. Che combatte forse contro Strange. No, stanno, credo che stiano dalla stessa parte. Tilda era messa nel lato, no. Stanno uno contro l'altro, è vero. Ok, grazie mille. Futuro The Gamer. Futuro The Gamer per il follow. Ok. Quindi, allora, questa qua è la timeline dove Strange diventa... Probabilmente, sai cosa? Strange in questa timeline può essersi fatto rodere un pochino di più del fatto che l'antico usa l'energia oscura per campare, ha mentito a tutti quanti, ha detto, sai cosa? Ora ti spacco tutto e divento io il capo stregone supremo, però con la cattiveria invece che con la forza del... miglioramento, non lo so, Okoye là in mezzo, se è Okoye non lo so, non sono sicuro. Io pure ho pensato a Okoye, però il tatuaggio lì sopra rosso no, forse no. È strano da dire quando sono animati, però... comunque, perché il design è comunque vagamente generico. Ma mi sa che Okoye ce l'ha, mi sa che ce l'ha Okoye. Sì, ce l'ha, però non rosso. Mi sembra un po' strano. Okoye mi sembra che non lo abbia rosso in testa. No, dice Luca che secondo lui è lo Strange standard che combatte lo Strange oscuro. Siamo sicuri di questo? Perché stava combattendo... Magari è magia del montaggio. No, è Okoye. È Okoye. Sì, rosso, solo che non si vede tantissimo. Ok. Intanto qua si è creato il panico, però. No, comunque Luca ha ragione, perché si vedeva anche nel primo trailer. C'era lo Strange di Parker e lo Strange oscuro che combattevano. Allora, no, però allora questa cosa non va a contraddire, cioè quello là potrebbe essere l'inizio... Wanda? Sparata Wanda? Sembra Wanda. Ha ammazzato Wanda nel momento in cui stava prendendo la gemma? No, credo che l'abbia cercata di ammazzare. La gemma, perdonami, che gemma? I poteri? I poteri come se... Però palesemente non l'ha ammazzata perché la lancia gli rimbalza proprio, tiè. La vuole ammazzare. L'ha fermata. Sì. Questo qua è il momento in cui prende i poteri. Chissà come mai Okoye, mamma mia, quanto non c'entra niente Batista con quella faccia, proprio faccia generica di Drax. Cioè li manifesta tutti insieme. Forse perché sta venendo attaccata e quindi la Scarlet Witch... Si sta difendendo, sì. Forse Scarlet Witch, proprio la Scarlet Witch che diventa tutto loco con lei, sta prendendo il controllo. Sì, la faccia di Drax pare il meme del Chad, pare... Oh, Silver Chad, abbiamo la Trinità adesso tra un po'. Mamma mia, Cedone, guarda che Cedone. Che belli. Questa mi sa che è ispirata a una cover dei Guardiani della Galassia in cui fanno il selfie, i guardiani. Sì. Drax, secondo me, in questa realtà non aveva solo una compagna. Questo è Drax, Chad, altro che, distrutto tutti proprio. Poi facciamo vedere i meme di Fede dopo. Ah sì, beh, assolutamente. Uno però, stiamo calmi perché sto facendo l'ora di cena e tra un po' mi abbattono veramente. Ricordi, io sono in soggiorno, quindi insomma... Fare la spesa, ora velocizziamo.
Allora. Vabbè, qui questo qua sì, è palesemente la realtà con Strange. Scudo di Capitano America. Scudo di Capitano America, strano, molto strano. Scusa, ma un secondo indietro. Ma non è che quello di Red Guardian. Può essere lo scudo di Red Guardian, esatto. No, e c'è una mi sa che è uguale, eh? Mi sa che è lo scudo di Red Guardian, stella rossa, sì, gigante. È lo stesso. Sì. Aspetta. Batista. Oh. No, infatti non è Batista, è Drax. Se okay. Mettete Batista vicino a sta faccia, cioè, sembra veramente che non hanno preso in considerazione lui. Però vabbè, lui ha già detto che se ne vuole andare Drax e che secondo lui continueranno a usare Drax con un altro attore, cosa che non credo succederà. Non però. Credo, infatti. Manco io, ma pare. Killmonger che combatte a New York o è Wakanda? No, Wakanda. No, è Wakanda. Dei palazzi sembra il Wakanda. No, i palazzi mi stavano confondendo. È il rinoceronte, quello che vediamo anche nella battaglia finale di Black Panther. Sì. Allora, forse questa qui è la realtà, se è la stessa, però non credo, in cui Challa è stato preso da piccolo. Questo è Ultron. Qua c'è qualcosa con Ultron. Ultron, sicuramente. Forse Killmonger è diventato la pantera nera. Mi sa che la culla. Sembra la culla. Ah, sì. La culla di Age of Ultron, dove è contenuto il corpo di Visione. Lo stavano portando via. Sono riusciti a portarla via in quella versione. Sì. Comunque, potrebbe essere che Challa è diventato Star-Lord in quella realtà, se è una sola, non è detto, però potrebbe funzionare. E Killmonger quindi è diventato Pantera Nera. Se lo sono tenuto là, non hanno mandato in una vasca aperta al padre, o magari se lo sono portato appresso, proprio, cioè hanno ammazzato il padre, ma se lo sono portato appresso via, lui è diventato la Pantera Nera, poi magari ha scoperto che gli hanno ammazzato il padre, ha fatto sai cosa, vaffanculo, si è preso l'erba a forma di cuore, come cacchio si chiama, e se n'è andato via a sparare alla gente, Pantera Nera sparante, non lo so. Però non so, bisogna capire una cosa, se ha l'accento, non credo sia Michael B. Jordan, è Michael B. Jordan a doppiarlo, si sa? Sì, confermato. Se Michael B. Jordan fa l'accento wakandiano, ma non credo che si senta parlare lui, magari in una clip, magari in quello che sarà, allora potrebbe essere tranquillamente così. Ricorda Iron Legion di Iron Man 3, quando esce dall'hangar sotterraneo, è vero questa cosa, sì. E beh, tale padre, tale figlio. Fede, abbiamo capito, abbiamo risposto prima, forse non hai sentito. Allora, passiamo di nuovo alla scena di Loki. Lo scrigno degli antichi inverni. È vero, quindi strano che non sta diventando gigante di ghiaccio in questa scena. Ok. Lo scrigno, come si chiama? Degli antichi inverni. Quello di Jotunheim. Quello del primo Thor. Sì. Io non mi ricordo il primo Thor. È una roba di Jotunheim. La cosa strana è che non sta diventando un gigante di ghiaccio. Teoricamente lui quando è a contatto con le cose di Jotunheim dovrebbe diventare gigante di però, ghiaccio. Però, aspetta un secondo. Forse... volevo ricordare... Aspetta. Volevo riguardare la scena del primo Thor in cui usa il potere dello scrigno contro Heimdall. Non mi ricordo se diventa... La mano. Blu. Mi sa la mano. Vediamo. Controllo, Vai, dico subito. Sì, probabilmente sta invadendo la Terra. Dietro ci sta il distruttore, No, non diventa blu. Ah, ok. Allora forse è solo perché è un artefatto. No, diventa blu. All'inizio no. Ah, ma allora forse per questo. Magari esatto. I primi secondi no. Poi dato che diventa tutto blu, no? Magari non lo vediamo noi. Dietro c'è il distruttore. Questa qua è una cosa figa. Mi piace che riporti in audio il distruttore, che è morto ammazzato con una velocità inaudita nell'altro Thor. Però comunque è stato figo. Vabbè, diciamo che è stato figo perché ha reso Thor molto figo da vedere. Ma era Monda? Credo che Killmonger stia andando contro lei alla era Monda. Sì. Ah, quindi sta cercando di invadere il Wakanda, forse? Boh. Sì. Questa è la scena di Infinity War, però con lui che sta strappando. No, ferma, torna indietro, mi è venuto in mente una cosa. Aspetta. Vai. No, non sta andando contro di lei, sai perché? Perché c'ha le mura dietro. Lui era prospetticamente nello stesso modo. Cioè aveva le mura dietro, i palazzi dietro. Non sta dall'altra parte. Se fosse andato contro di lei, avremmo visto, qualunque cosa ci sia quando vai dall'altra parte, del Wakanda, la Savannah. In realtà no. Sì, guarda. Dietro. C'ha le mura e la città di dietro. Ed è circolare in questo modo. Vedi? Ah. Ragione, stanno dalla stessa parte. Okay. Quindi stanno combattendo insieme. Vegeta. Contro Ultron, forse.
Forse. E si ricollegherebbe alle prime scene che abbiamo visto. Sì, 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 sì. Forse usa Stark proprio per combattere. No, però è Ultron, Stark in un mondo... Ecco, come mai Stark ha creato Ultron allora, se è così? A meno che non fanno che l'ha creato Hank Pym, fanno una citazione ai fumetti, e fanno tipo che Hank Pym stava lì a armeggiare. Ho creato Ultron nelle idee, mi ha spezzato il collo. Però si separerebbe un sacco dall'universo... Terra, no, infatti non credo, era una roba, dico, per assurdo. Mi sembra strano che Stark abbia creato Ultron in questo mondo. Forse, chissà, la sua esperienza in Wakanda non è stata granché, e ha detto, questi sono pericolosi, hanno una tecnologia della Madonna, meglio creare non qualcosa. Credo, perché in Wakanda a quei tempi ci poteva stare nessuno. Però Killmonger sta qua, cioè ovviamente Killmonger è wakandiano, però magari l'ha portato qui a Stark, una roba del genere. Bello che mi chiedono, analisi del trailer, stavolta non penso, perché sto già facendo quella di Black Widow, quando non dovrei farla in realtà, però la faccio per voi, quindi nei prossimi giorni vi beccate l'analisi degli easter egg di Black Widow. Esatto. Cerchiamo di andare... Sì, andiamo un pochino più veloci, che sono le volte. Comunque leggono botta tuttissimi, cioè non se ne sta dando nessuno, sì. Ne frega niente a nessuno dei cenari. Stanno aumentando anche. Sì, l'ho visto pure. Vabbè, ma perché ci stiamo spostando da una fascia oraria all'altra, quindi le persone arrivano nel mentre, perché è l'ora in cui si cominciano a guardare live. Le persone che c'erano sperano che finiamo il prima possibile. Bello, Darth Vader dice oggi non finirete più, e io subito ho pensato, è così che nasce la vera maratona. Non lo sappiamo, ma staremo in live una settimana da adesso in poi. Tra poco c'è con Comics Universe. Ma guarda che era un'idea, io ci avevo pensato una bella rubrica di cucina, perché Sara cucina robe pazzesche, quindi una bella rubrica dove parliamo di non lo so, di supereroi mentre cuciniamo, roba così. Sì, ma tra poco finiamo. Visione che si strappa la gemma da sola è interessante. Allora. Sì, esatto, è una roba interessante e non sono convinta che sia nello scenario di Infinity War, sai? Neanche mi fa morire Calbalacrab. Sì. No, sai cosa? L'abbiamo visto con l'armatura di Ultron e le gemme addosso. Magari se la sta staccando per attaccarla all'armatura. Esatto, cioè, che ne so? Boh. Anche se morirebbe teoricamente, però chi lo sa? Magari in questo caso forse no, perché la gemma dell'anima, cioè, non è tipo la sua programmazione, magari Ultron è più forte, cioè, come si può dire, Ultron rimane come programmazione in quel corpo, anche se la gemma dell'anima, non lo so, raga, non so, cavolo. Sì, magari Ultron sta in un altro corpo contemporaneamente, sai, che ne guida tutti quanti in un colpo solo, no, è una mente unica. Raga, ma è tipo una pianta carnivora, è un pulito. Ecco, è il mostrone, c'ha i tentacoli! Il mostrone, quello che ha fatto peggio. Ma non è che... No, oddio, è la pianta sembra, tipo. Potrebbe, è vero. Vorrei che fosse, ma non sembra, l'Abilisk. L'Abilisk era quello di Guerra della Galassia volume 2. Ah! Bravo, può essere. Chi è questo che si trasforma? È Bruce, proprio? Sì, sai. Sì. Come mai Bruce è vestito così? Boh. Però non sì, c'aveva altri capi d'abbigliamento quel giorno, era l'unica maglietta pulita che aveva. Ti immagini veramente. Ma i guanti da motociclista, non capisco. Di chi è quella testa? Diamo un attimo mi sa... Justin Amber? Forse è Paul Rudd. Paul Rudd? Forse è Scott Lang. Ha fatto un lavoro orribile. Quello là è Ultron, sì, è Ultron nel corpo di Visione, se è Ultron nel corpo di Visione. Guarda... No! sembra lui, sembra Scott. È vero? Fermi tutti, però, Visione al mantello. Questo può cambiare molte cose, perché Visione si fa il mantello per far vedere che è uno dei buoni quando vede Thor. Istintivamente lui fa vedere che è uno come loro, quindi si crea il mantello e si crea il costume. È vero. Perché Ultron dovrebbe fare questa cosa? Poi magari fanno tipo, mi piacciono i mantelli, e se lo mette addosso, però non lo so, vediamo. Questa scena comunque è tratta dai Simpson. Sì, sì, ma anche Futurama, cioè proprio Futurama. Sì, Futurama c'ha le teste proprio così. Sì, 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 sì. A Thor che combatte nello spazio, Thor festaiolo. Thor che sboccia. Sì, 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 questo qua è Thor che in realtà sta colpendo tipo una cosa, come Iron Man quando sparava i comprimeri per aria. Le teste trailer comunque sono bellissime. Sì, sì, sì. Mi dispiace che l'animazione non sia... Cioè, guarda questa esplosione, è rimasta ferma mentre tutto... Vabbè, questa è una roba... vabbè. Diciamo... Non hai visto quello di Black Widow, Ivan?
Infatti, okay. Vabbè. Questo lo sai che credo che sia lo stesso scenario di Killmonger? Di quello di prima? Sì, quello che stava di prima, cioè se Killmonger, cioè se è magari Star-Lord che è stato... Questo mi sa che è Morag, dovrebbe essere l'ingresso di Morag. Sì, sì, no, inteso come magari Star-Lord, quello che dicevo prima, è stato... No, Star-Lord, Challa è stato preso, è stato fatto diventare Star-Lord, e quindi Killmonger è diventato la Pantera Nera o comunque un membro del Wakanda. No, magari... io pensavo che questa fosse lo stesso stadio che si vedeva prima, però effettivamente non ci stanno molti palazzi dietro, quindi non è quello. No, questo qua è un Guardiani della Galassia. Questo è il pezzo di Guardiani della Galassia. Sì. L'inizio di Guardia della Galassia con Star-Lord che va a prendere l'orb e i Sacriani che lo fermano. Se allora, non si mette a ballare questo qua. Luca ci dice che da questo trailer gli viene da pensare che gli universi si incontreranno perché Ultron ha tutte e sei le gemme dell'infinito e invade le realtà. Quindi Uatu interviene unendo i vari eroi e lo stesso Jeffrey Wright ha detto che Uatu si sentirà sempre più coinvolto dalle varie storie che osserverà. In realtà io non credo che Ultron invade le altre realtà. Per me sarebbe figo, perché appunto prende il controllo della realtà ammazzando Thanos, no? Immagino. Però le gemme dell'infinito abbiamo capito che non hanno... Non funzionano nelle altre? No. Nelle altre realtà. No, ma funzionano quelle che prendono... Scusa, prendono col viaggio nel tempo, nella dimensione alternativa... Hai ragione. Però è la stessa linea temporale. No, Luca per me ha tirato fuori una teoria interessante, cioè potrebbe essere proprio che Ultron, perché è un pianeta, cioè Ultron se vince diventa un pianeta solo di Ultron, e soprattutto se non c'ha la sua idea di distruggere la Terra, perché quella là più o meno era la cosa, no? Il meteorite, magari può affrontare Thanos, sopraffarlo, prendere le gemme, fare quello che deve fare, magari le gemme, cioè magari se uccide tutta la Terra ce l'ha già le gemme lui per forza di cose, perché ha steso Strange, Stregoni, robe così. E le manie di grandezza continuano e prova a invadere le altre terre e Uatu appunto che giustamente si fa coinvolgere perché Uatu, cioè noi abbiamo quest'idea, l'osservatore che non fa un cavolo, ma già in Fantastici 4 quando invade Galactus Uatu si mette in mezzo, sì, infatti. Quindi sicuramente ci sta tantissimo, anzi dopo è diventata molto più ferrea come regola. Sì, 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 inizialmente, cioè lì è stato furbo perché ha detto stabilisco sta cosa e poi la rompo, invece nel futuro si sono un po' incatenati, pensavo come calba la grappa. Quello nei fumetti. Esatto, in Endgame non è così. No, però nella TVA ti fa pensare questo. Ma però, della TVA, no, però è diverso. No, aspetta, però è diverso, cara, perché la TVA è proprio un luogo... Sta pure fuori dal contesto temporale, questo volevo finire. Appunto, è per quello. Esatto. La TVA non è la Terra, capito? Cioè, non è neanche una linea temporale, è proprio un luogo oltre tutto. Io poi non mi fido di un cavolo della TVA, sono un gruppo di pagliacci, quelle gemme potrebbero essere finte, cioè, potrebbe essere tutto quanto un cavolo, quindi non mi fido assolutamente. Potrebbero aver ingannato Loki scambiando il Tesseract e facendogli credere che quello in realtà era un prop, o una roba del genere. Involontariamente, perché sono tutti quanti con lavaggio del cervello. Magari quello che lui voleva sventrare come un pesce è il capo della TVA. Assumetemi, assumetemi, sono qui. Maledetti fermacarte. Questi che mi cosa dico. Sono? I Sacariani. Sì. Ah, ok. I Sacaraz facevano parte dell'esercito di Ronan nel primo Guardiani e il loro pianeta è quello di Thor Ragnarok, Sakaar. Esatto. Ah, ok. Pianeta dovrebbe essere Hulk poi più avanti, ma chissà che succede qua. Ok, qua ci sta. Questo è sempre Morag. Qua c'è Yondu che usa Yondu che li ammazza da Iacarro. Diciamo che Yondu c'ha più simpatico Challa che Star-Lord mille volte. Comunque secondo me non ascolterà la musica anni 80. No, per forza, no, è una battuta la mia che balla, che lo voglio vedere ballare, non ha senso. Star-Lord balla perché è il suo retaggio come personaggio. Da notare che la giacca che porta Star-Lord ce l'ha io. Mirko, sono d'accordo con te. Pure lui, pure un nomino qua sotto, qua Grant Gustin, vorrebbe un attimino... No, non è che io non dovrei essere qui, ma lo faccio. Quando siamo quasi arrivati. Comunque, sì, da notare che Yondu ha la stessa giacca di Star-Lord. È vero, potrebbe essere proprio perché... Chissà se in questa realtà Yondu ha consegnato a... come cacchio si chiama? Ego... Star-Lord si sente in colpa e quindi quando crescerà Challa lo crescerà
più affetto rispetto a quello che ha fatto con Star-Lord, invece di trattarlo come... Cioè, perché qua se gli sta presso, lo aiuta, cose che con Star-Lord non faceva, là perché Star-Lord era un... giustamente... Bisogna vedere se in questa realtà è esistito Peter Quill, perché secondo me no. Cioè, semplicemente Ego magari ha fatto cose con Ramonda e quindi è lui il suo, suo figlio, fondamentalmente. Non credo, dici? No, può essere. Eh beh, sì. Potrebbe. Comunque, raga, io non so come fate a dire che è uguale, perché c'è tra poco. Secondo me è identico. Identico totale, proprio. Raga, ma secondo me non te lo ricordi, sa? No, io ce l'ho fatto davanti. Cioè, io proprio perché dico, boh, forse so io che non me lo ricordavo. Mi sono andato a cercare la foto. Ma il volto c'è è uguale. Cazzo. Ma no! Ma sì, assolutamente no! Ma pure la barbetta! Ma no, guarda! Ma sì, ma come no? Vedi, ho cercato. Vabbè, ma ragazzi, un po' dobbiamo chiudere. Chi se ne frega se è uguale all'attore o no? Invece mi importa. Vabbè, io dovrei anche liberare questo soggiorno prima o poi. Però voglio dire questa cosa e via. Risse la... No, si scherza. Cioè, che c'ha di diverso? Scusami. Oh, raga, cioè, c'è di diverso. Ah, che c'è tipo... È tipo la cosa, nessuno può sapere se tutti vediamo il verde uguale, cioè c'è la cosa, perché il verde lo associamo a una cosa specifica che è tipo nella natura, però non sappiamo se tutti vediamo il verde allo stesso modo. È tipo la stessa cosa, Yondu è come il verde. Bene, abbiamo risolto questa come cosa. Come il famoso vestito, no? Ti ricordi? Sì, è nero o bianco ed oro. Bello, bello. Ok. Qui appunto, ma secondo me invece chi è questo? Il collezionista. Il collezionista potenziato in qualche, per qualche motivo. Il muscolonista. Sì. Oh, guardate grosso, porco Giuda. E se fosse nella stessa realtà di Ultron e quindi c'è un potenziamento perché c'è Ultron. Questo è Nowhere, perché ci sono le... Sara, scusa, devo citare Rick e Morty perché Alessio non lo può capire, ma sai, la puntata del treno. È quello della puntata del treno. Oh mio Dio. Quando la vedrà Alessio capirà. C'è un personaggio che fai conto è uguale. Uguale no, però insomma, ti ricorderà. Poi, per il fatto che è grosso. E non se l'aspettavano che era grosso, ed è grosso esattamente. Aspetta, Vale, è diverso dallo Yondu quello sì. Lì. Porco due, cioè se l'ha visto lei. Ok, non vi preoccupate, non c'è problema, vi vogliamo bene come se fosse normale, come mi dice mia mamma. E... Bello, perché ho colpito da una parte e mi sono colpito da solo. È vero, mia mamma mi vuole come bene. Come Yondu con le tue. Esatto. Oh, figo, fermi tutti, figo l'effetto intorno, fumettoso, come se fosse disegnato. Quello mi piace, un po' di stile. Vedi che c'ha tipo... Avete visto la bava? Non solo. Vedi come ci sta, è praticamente diviso in questo modo, con le parti nere? Come se fosse una tavola. Quello è bello. Se lo fanno metodo Spider-Verse, in poche parole. Oh, vediamo un pochino qua. Allora c'è Iron Man di Iron Man 2, fra parentesi. Qua c'è pure Teschio Rosso, raga. Ma Spider-Man è apparso o no? È vero, dove cacchio è Spider-Verse? L'abbiamo saltato? No. No, ok, allora è tipo tra le ultime cose fatte molto velocemente. Ecco Teschio Rosso, che bello. Spider-Man, il costume, sì. È il costume di Disneyland. Fatto simbolo bene. Simbolo dell'Hydra. No. C'è anche Proxima Medianox. L'hanno migliorato. Dove? Sotto, vicino all'occhio, sotto l'occhio. Quello è Hulk che si trasforma? L'occhio? Potrebbe. Sotto c'è Proxima. Oh, ma immaginate se fanno tipo il What If dell'incredibile Hulk, però con la faccia di Raffalo al posto di come cacchio si chiama, di Edward Norton. È una cosa che colpirebbe, eh? Tipo, fai vedere quegli eventi là, però non con lo faranno mai. Ti immagini? Però sarebbe una roba, penso. Oppure, che Edward Norton in realtà ha con aereo. Con Terence Howard al posto di Don Cheadle. Ti immagini? Penso che Edward Norton sale su un aereo e rilascia delle cose. Ah, vedi, però c'è Iron Killmonger Man con il costume, con l'armatura. Mi ma, sa che c'è Chaka e sotto c'è Killmonger. Mi sa che questa qua potrebbe essere tipo la sigla. Questa potrebbe essere la sigla in cui vediamo gli eventi dell'universo Marvel che conosciamo e gli eventi non universo Marvel. Perché mi sembra strano che ci sta Iron Man di Iron Man 2, non ha spazio in queste cose là in mezzo, Iron Man che si mangia la ciambella.
e si era visto nell'angolino. Poi ci sta Killmonger che è il reattore. Non è Killmonger, è Iron Man. È Tony. Aspetta, poi, scusa. Ah, okay, scusate, quando... sta a posto. Sì, tranquillo, sta a posto. È Iron Man, sì. No, perché ho visto solo lui, vabbè, niente. Ecco, si vede bene, Tonino. Sì, Tonino. Adesso Tony. Tony, mi sa che Spider-Man, cioè io, sicuri che non l'abbiamo saltato? Sicura. Ok. Ci abbiamo un'altra collettiva. Lei chi è? Vero, chi è? Sembra carina. Sì, sembra molto carina, ma il nome... No, carina, l'assistente... Della era una battuta. Assistente di? Del collezionista. Quella che viene disintegrata dalla gemma del potere. Quella che scoppia per l'aria, è vero. Dottor Strange, là... Ciao, Darth Wade. Howard? Ciao, Darth Wade. Ah, vabbè, c'è un po' di roba. C'è Iron Man là sotto con l'armatura quella sua, normale. Dov'è l'uomo ragno? L'abbiamo saltato, raga. L'abbiamo per forza saltato. Capita Marvel, c'è anche, sì. Tocca vederlo tipo col perdue. Obadiah Stane. Obadiah dove? Ah, è vero, è là. Pepper. Chi è quella persona col... Ah, no. Sembrava tipo un casco di Iron Man. No, quello è Loki dietro. Loki. Vabbè. Ok, no. Obadiah Stane. Obadiah. Ok. Oltretutto non mi ricordo, avevano tipo citato hanno citato il grande boss. Questa scena è Spider-Man 2 comunque. È vero. Spider-Man 2. Dov'è l'uomo ragno? No, sta cosa non... No, l'abbiamo saltato. No, per i vetri, dicevo, sa. No, io pensavo dicevi Spider-Man to the Spider-Verse. No, mi ha ricordato un sacco la scena della morte della moglie. È vero, Rosie. Di Otto, sì. Tesoro, bello. Morta malissimo. Vedi, cioè, il fatto credo che lo vada, che vada a creare un problema, no? Che l'animazione non è Capitan Marvel là in mezzo. Mm-hmm. Hanno un concetto molto simile a Spider-Man Into the Spider-Verse, il che li va a incasinare perché non sono tanto distanziati e quindi l'animazione molto mid mi è ancora più visibile, perché io ho in mente quello nel momento in cui vedo queste scene. C'ho in mente uno standard alto che io credo potessero raggiungere con i soldi che c'hanno. Ci danno solo perché... Abbiamo saltato quella parte di Spider-Man per forza. Poi torna un attimino indietro, magari metti a doppia velocità. E da qualche parte, ma l'abbiamo... Per qualche motivo, tocca siamo stati preda di un'allucinazione. Da capo? Vabbè, 2 minuti dura, dai, forza. Quando ti diciamo blocca e tu blocchi. No, ma puoi andare più avanti, è verso la fine. Allora, dice al minuto 1:23. Dice Luca, grande Luca. Blocca, sa che sennò si continua a muovere quando... Non mi sento. Okay. Okay. Che stavo a sentire, solo che... Sto cercando di provvedere. Spider-Man contro Scarlet Witch. Ah. Ok, vai punto e virgola. Ma questa parte l'abbiamo saltata. Perché... è vero, sì. L'abbiamo proprio saltata. Ma l'abbiamo saltata completamente. C'erano Taser Face. Sì, Taser Face. Korat sta pure. Mamma mia, Yondu è proprio... Chi è quello là? Ah, sì, vabbè, Korat accanto a Yondu. Sì. Taser Face. Eccolo! Sì, ma non è Strange. È Holland. Non è Strange, è Holland. Sì. Non c'ha i capelli bianchi, è un riflesso quello là. È Holland, guarda che faccia giovane. Figata! L'uomo ragno è un What If! E andiamo! Datemi una però bella serie animata! Alla campa della levitazione, per qualche motivo. Forse, Strange... Magari è tipo... Da una parte... Il costume del parco Disney. Esatto, da una parte... Sì, infatti, perché è quello di cui hanno i diritti. Ma sono stati furbi, sai perché... L'Iron Spider non poteva reggere in ogni tipo di cosa che loro hanno. Cioè, adesso se mettono l'avatar su Disney Plus sono giustificati. Ma in realtà no, avrebbero anche i diritti del costume di Homecoming e di Far From Home. È la Sony che non può utilizzarlo. Siamo sicuri di questo? L'hanno realizzato loro. Ma non so sicuro. Secondo me c'hanno un qualche tipo... Cioè, secondo me le cose esterne all'uomo ragno, magari che creano in quell'universo, sono condivise. Quindi vedi il Bugle, no? Che Sony utilizza l'altro.
Però l'uomo ragno direttamente, secondo me, è protetto da qualche tipo di accordo secondo la quale loro hanno la Lycas, perché se non c'ha senso che non gli hanno dato il costume di Homecoming o di Far From Home, soprattutto con l'arrivo di Far From Home, cioè di No Way Home. E intanto in Morbius non l'hanno messo. Appunto, e... secondo me quello là c'era i Marvel Studios. Vogliamo far vedere il meme di Fede e dopo... Sì, insomma, e poi chiudiamo. Poi chiudiamo. Comunque non assomiglia per niente a Tom Holland. No, invece secondo me ci prende, però c'ha i capelli più grandi. Anche a me. Secondo me è più grande. Secondo me è l'uomo ragno, sarebbe bellissimo. Io credevo inizialmente, la mia teoria con l'uomo ragno, che magari si potrebbe ancora realizzare, chi lo sa, visto che il costume di Homecoming è così uguale a quello dei fumetti, che lui crescendo avrebbe perso tutti i vari particolari, ovviamente riorganizzati, perché, continuo a dirlo, non potete togliergli le bande nere e trattarlo come se fosse bello. Fa cacare quel costume se gli levi le bande nere, è stato fatto per design con le bande nere, non gliele puoi levare, basta, col timbro clone di Photoshop. Però riorganizzando tutto quanto, come hanno fatto col costume Disney, io credevo che l'uomo ragno, crescendo, dei Marvel Studios, sarebbe diventato il tizio qualunque ci sta ostando! Ma grazie mille! Grazie mille per il follow CalaBG e M2Art. Grazie mille, tizio. Proprio verso la chiusura. Cazzo! Ma perché? No, ora non stacco. Vabbè, facciamo altri 10 minuti, non lo so, una roba del genere. Diciamo le nostre... Ho visto di morire dentro in questo momento. Ho detto, facciamo altri... È un piacere, grazie mille, veramente tanto. Poi ci sentiamo per il sequel di quella live, però in un futuro lontano, perché dobbiamo staccare durante l'estate, ma penso anche te. Cioè, un futuro lontano, in un futuro. Vabbè, poi Remoto. Sì. Appena abbiamo il modo, ti contattiamo e vediamo come possiamo fare, ci farebbe molto piacere. Quelle bande nere le possono benissimo togliere, Ivan, non bestemmiare. Che cosa stai dicendo, Mirko? Batti a vedere uno dei 1000 Photoshop che hanno fatto togliendo. È orribile senza bande nere. È terrificante, pare un costume di carnevale, è una roba terrificante. Ma perché? È fatto per design per avere le bande nere. Gliele puoi riorganizzare. Il costume Disneyland per me è quello che devono fare, ovvero utilizzarle come parte esterna della parte rossa. È dell'amore, cioè. Sì, no, beh, ovviamente discussioni nerd fatte con Tony Nerd. Però, riferivo a Fede e a Marcos. Ok. Però, gliele puoi riorganizzare. Io credevo che quello sarebbe stato il futuro dell'uomo ragno: avere il costume più fedele, che è una bella sfida visto che esiste The Amazing 2. Però il costume più fedele mi è fatto al cinema, farlo proprio completamente. Dove sta Luca? A che minuto sta? Avete saltato la scena con Natasha? Ci siamo persi un pezzo comunque. Sì. Ma com'è possibile questa cosa? Abbiamo fatto tipo un wormhole. Siamo da un minuto e 20 più o meno. Metti. Qualcuno ci dà il minutaggio? Luca? Ma Hiro, che prima ci ha dato il minutaggio dell'uomo ragno. Oltretutto Holland ha i capelli da... appunto, abbiamo detto che sembra più grande. Ha i capelli come quelli... No, raga, io sono deficiente. Pensavo di stare share screen e mi stavo a vedere il trailer da sola. Vabbè, divertiti, Sara. Holland ha i capelli come... Come nel parco. No, non solo come il parco. Anche nel... È vero, hai ragione. No, io stavo pensando a quando hanno fatto il photoshoot per Infinity War, che c'erano tutti quanti i costumi vari. Tipo Chris Evans c'era quello di Winter Soldier e robe così. È vero. Sto telefono diverso non capisco, io non lo capisco. Trollava? In che senso trollava? Aspetta. Che vuol dire trollava? Marcos? Ha detto che qui frame non ci stava. Ha detto sì, ok, ma sono immagini ritoccate. Ah no, ha detto sta scherzando, quei frame non ci sono. Luca. Mannaggia. Vabbè, lascialo un attimo in sottofondo, diciamo la nostra, va. Peter B. Parker di nuovo. Diciamo... Metti il volume anche? No, fai una cosa, no. Fai una cosa, tasto destro sullo schermo. Luca, bravo. Ma lo lasciamo così. Che mi insegni? Navigo YouTube da quando avevo 6 anni in croce. No, il maestro della tecnologia. Noi siamo i boomer. No, io sono incapace. Madonna santa, vero? No, io sono incapace. Raga, YouTube, però. Comunque, Ivan, cioè, che cavolo. YouTube. Allora, dai, che cosa ne pensiamo? Andate prima voi, che io mi sento come se stessi parlando veramente troppo. Andate prima voi, mi sento veramente... Vai adesso, che sei quello che ha parlato di meno finora. Ma sì, ma più che altro perché sono stanchissimo.
Allora, l'ho apprezzato molto, sembra una bella bombetta. Mi dispiace più che altro per il periodo, l'ho detto anche prima. Secondo me non avrà la risonanza che avrebbe potuto avere magari un altro mese, che per dirti, io l'avrei messa benissimo a maggio, era il mese di vuoto dopo The Falcon e Winter Soldier, prima di Loki, e magari potrebbe contenere qualche indizio, qualche collegamento con Loki effettivamente, e chissà, forse anche con Spider-Man, però io l'avrei messo proprio in quel mese di nulla cosmico. Però mi interessa molto, ci sono un sacco di scenari interessanti, vediamo un po'. Io comunque vi vorrei leggere solamente questa cosa qua, e lascio la parola a Sara, ritornando al discorso canonicità, perché sul sito della Disney ufficiale c'è questa descrizione: la prima serie di animazione dei Marvel Studios esaminerà alcune intriganti situazioni ipotetiche all'interno del Marvel Cinematic Universe, rielaborando in modo del tutto imprevisto alcuni nuovi eventi tratti dai film. Niente paura, sono solo sogni ad occhi aperti. Niente di ciò che accade in questo show avrà ripercussioni sui tuoi personaggi preferiti, ma dobbiamo ammettere che sarà divertente vederli affrontare situazioni insolite. Jeffrey Wright doppierà Uatu l'Osservatore, la nostra guida nella serie, insieme ad altre grandi star che torneranno a doppiare. Ma capito, non ho capito. Ma perché usano il pretesto del multiverso, non perché io e Luigi l'abbiamo interpretata come non è canon. Ma per me è una cosa strana da pensare, cioè no. È come vedere il What If dove Peter salva Gwen e dire chissà come si andrà a colpire gli eventi. No, ma io credo che sia proprio una differente interpretazione, perché comunque loro lì non dicono che non è canon, ma non dicono manco che è canon. Ma se cioè, solo il fatto che ci siano, no, ma il fatto che ci siano i multiversi va a dare valore al fatto che effettivamente non hanno ripercussioni sull'MCU per come lo conosciamo fino ad adesso. Hai detto bene, MCU, Marvel Cinematic Universe. Esatto. È un universo. Questo qua è MCM, Marvel Cinematic Multiverse, se vogliamo. No. Mazza, oh, Marvel, io sono qua, quando volete, comunque. E... Kevin, già che c'hai l'avvocato qua sotto, almeno mi prendesse un attimino, mi mettesse una buona parola. Io non sono per niente convinto più che altro su questa cosa qua. Cioè, io poi, ripeto, aspetto l'ufficialità, penso che si esprimerà, qualcuno glielo chiederà prima o poi a questo Cristiano, al mio capo, gli chiederanno, ma questo What If, canon o no? Secondo me no. Esatto. Poi ma mi sbaglierò. Ti dico, a parte il fatto che non è una buona mossa, come ho detto prima, andare a colpire l'animazione, dire che l'animazione è meno importante del live action quando la Disney ti possiede, in primo luogo. Non è una bella mossa. Secondo poi, onestamente, la descrizione, cioè sogni occhi aperti, cose così, quello là è fatto, perdonatemi, so che sto per fare la cosa che terribile che ogni volta demonizzo, giustamente, ovvero fare il nerd elitarista, cioè dire quella parte là della descrizione è per i normi, è per le persone che si chiedono oddio, ma quindi adesso Iron Man non è diventato Iron Man perché l'ha salvato Killmonger, se è canon è così, no, è un universo alternativo. Ciao Linda. Non essendo l'universo principale, devono specificare chiaramente che queste cose non hanno ripercussioni, cioè Strange che diventa cattivo, roba così, non ha ripercussioni sulla linea temporale, perché secondo me c'è un piccolo problema sul termine canon che si ha quando si parla di multiverso. Il multiverso, quando è canon, non cambia un cazzo in un universo, a meno che non ci sia una collisione di universi, a meno che non ci sia crisi sulle terre infinite, perché è una realtà. Aspetterei dicembre per dire. Esatto, aspettiamo un attimo che ci siano le conferme o le smentite. Adesso finiamo anche perché il primo dito medio l'hanno fatto con l'universo Fox. Ah, vabbè, ma quello là. Hanno fatto benissimo. Sì, ok, ma quella è una cosa diversa, questa qua è farina del loro sacco. Questa dai, raga, questa è farina del loro sacco. Appunto, questa. Hai capito dove voglio arrivare? No. Facciamo le conclusioni e andiamo a conclusione, raga. No, aspetta, ferma. Aggiungo. No, vabbè, non volevo aprire questa parentesi. No, devo dirlo. Mi frega niente. Sì, oh, questa Dio. È farina del mio sacco. Quel franchise
ce l'ha un'altra persona, ce l'ha un'altra azienda, un'altra major. Quel franchise è un'eccezione, appunto. Ce l'hanno due persone. Quello che unisci le due cose, capito? Cioè, non puoi metterli come se fosse la stessa cosa. Marvel fa una collaborazione con Sony, non è la stessa cosa che con la Fox che se la sono comprata. È una cosa diversa. Se vai a canalizzare roba... Sì, è la stessa cosa, scusa. No, un altro franchise. È un altro franchise, ho capito, ma è in collaborazione con quelli che ce l'hanno. Ma sono quelli con cui collaborano, sono degli americani. Vabbè, hai capito. Ma che cazzo me ne frega a me? Non te che stiamo giudicando le persone, stiamo parlando delle funzionalità di questa collaborazione. Perdonami. Vabbè, raga, fate una live. Sono entrambi franchise morti. Basta, vediamo, però basta, sono le 8:06, dobbiamo finire di dire le nostre impressioni e dobbiamo far vedere il meme di Fede, dai, su. Esatto, va bene. Sara. Tutto di Ale, no. Ale, finito. No, ok, avevo capito bene allora. Sara. Ok, no, allora, a me il trailer personalmente è piaciuto molto. Se poteva esserci la possibilità che non sia canonico o che sia canonico, adesso non me ne frega più niente perché il prodotto mi piace per come è stato presentato e non vedo l'ora sinceramente di vederlo, e io sarò tra una di quelle poche persone che l'11 agosto starà davanti a Disney Plus per vederselo, anche se no. Quindi non vedo l'ora perché l'idea è molto finale. Dai, vai tu, Ivan. Scusami Sara, mi ha fatto troppo ridere, dovevo metterlo in sovrimpressione perché Mirko sta facendoci la telecronaca del fatto che povero Cristo deve studiare, ma non ci sta riuscendo. Vabbè, allora le mie impressioni, come ho detto, l'unica pecca che noto, mi è saltato molto di più del primo trailer, ora sono legittimamente curioso di vedere What If perché sto vedendo la creatività in questa cosa, non sto semplicemente vedendo cose pazzesche a caso, sto vedendo il modo in cui si possono applicare, e ammetto un mio peccato effettivamente, è quello che dico, cioè che vedo come un problema, normalmente quando ci si crea aspettative su cose su cui non si ha trama. C'ho una tosse strana oggi, si hanno solo informazioni, io scemo che sono ho fatto quella stessa cosa, cioè avevo solo informazioni di nomi e cose e mi sono messo a parlare di trama, di aspettative, sbagliando completamente. Quindi fa capire il potenziale delle cose su cui stanno lavorando, o comunque è un trailer montato bene, non lo so, però secondo me dà vibes molto positive. L'unica cosa, appunto, l'unica pecca, io non dico che l'animazione è brutta, non è brutta, lungi da me dire questo, è molto mid, ovvero molto mediocre, se vogliamo, capito? Cioè, non nel senso negativo, è nella media. È un'animazione che però un pochino sfigura, secondo me, vicino alla potenza che è stata creata a livello tecnico, cioè che è stata rivelata a livello tecnico con gli altri prodotti Marvel Disney Plus, o con i prodotti Disney Plus in generale. Cacchio, Mandalorian ha creato una tecnologia, cioè ricreato, è una tecnologia che tipo cambia il cinema da solo, mentre questa animazione, l'animazione, non lo stile mi piace, oltretutto lo stile è uguale a Iron Man Armored Adventures, e secondo me l'animazione non è neanche tanto diversa da Iron Man Armored Adventures, bellissimo sì, ma è di 10 anni fa, dobbiamo andare un pochino avanti a livello di animazione, l'estetica, il self-shading, questo qua è il self-shading, ovvero animazione a due celle, o è uno stile, diciamo, che si può replicare in 3D, l'abbiamo visto anche in videogiochi come Ultimate Spider-Man, un'animazione che ti dà l'impressione di essere disegnata quando è in 3D, ok? Non un mezzo... Infatti, Spider-Man Into the Spider-Verse non viene definito cel shading, ma tipo animazione 1.5, una cosa del genere, no? Mentre qui è cel shading diretto. Passate le 3 ore. Sì, poi chiudo, raga, giuro. Questo qui è cel shading diretto, ma l'animazione è molto mediocre, molto normale. È un tipo di animazione che potrebbero fare in qualunque programma TV. TV! Non programmi della Disney sulla piattaforma della Disney dove hanno i soldi per fare una guerra, anche se il loro servizio a livello tecnico fa mezzo cacare perché mi si impalla ogni 5 minuti, però quello è un altro discorso. Quanto è vero? Dio mio, veramente. Un server lo possono comprare, non gli dice niente nessuno. Però sì, insomma, oltre ciò, non dico che è brutta come animazione, è dinamica, funziona. È un po' gommosa, secondo me, non so bene come definirla, cioè mi aspettavo qualcosa che... con tutti sti soldi mi colpissi, invece sembra appunto Iron Man Armored Adventures o, come ha detto giustamente Sara, un videogioco della Telltale, però con meno bug. Quindi non lo so, vediamo. A livello invece di storia, quella è solo la parte tecnica, ridi. A livello di storia... No, perché mi sono ricordato quello che hai detto del bug Sì,
con Bruce Wayne che parlava con Gordon che era qua e gli parlava in questo modo. È stato... poi è bello quando se n'è andato così, tipo, va bene commissario, e se ne andava in questo modo, col collo completamente andato. Vedi che ti ascolto. Lo so, ma io scherzo, Sara, assolutamente. E vabbè, quindi insomma, molto interessante, belle premesse, sono molto molto curioso. Dai, bravi Marvel Studios. Dai, adesso facciamo vedere il meme di Fede. Mm-hmm. Sì, tipo plasticosa, cioè, capito Luca, è un genere di animazione che non mi sembra sviluppato nel 2021. È vero. Qui mi rilasso, è un parolone. Sì, si rilassa sui libri fortissimo proprio. Vero, è bellissimo, è proprio vero. Va bene, gente, noi ovviamente vi ringraziamo per essere passati in questa live che è andata a mutare un po' come What If, ma doveva partire in un modo, ma un evento ha cambiato il corso di questa... proprio durante una live chill. Sarebbe un macello, esatto. Chissà come sarebbe, non lo scopriremo mai. E se uscisse il trailer proprio mentre sta studiando Alessio? Mentre faccio un esame. Guarda, infatti. Ovviamente preferisco fare l'esame che guardare i fossi. Madonna, vabbè, ok. Va bene. Ovviamente vi ricordiamo... Sigla di chiusura. La faccio io? Vai. La stavo facendo io per una volta. Vai, ho partito. Allora, ho tolto quel cosettino perché vi ricordiamo ovviamente di seguire Comics Universe su tutti quanti sui social, compreso il sito. Ce l'avete tutti quanti qua sotto, avete tutti quanti i link, avete tutti quanti i simbolini. Se siete stati su internet per più di 5 minuti sapete dove si collegano quei simbolini. Quello in mezzo col mondo, che non è i cartoni della Mondo TV, è il sito internet, quindi è comicsuniverse.it. Ovviamente... Mi ammazza la casa mia. Si scherza, nel senso... ovviamente goliardico. Ovviamente vi ricordiamo che se volete sostenere Comics Universe potete abbonarvi al canale e avrete accesso al gruppo di Telegram, dove vi diciamo quando potrebbero arrivare i trailer, tranne questa volta perché l'hanno buttato fuori veramente a cazzo di cane. Però normalmente non lo sapeva neanche Luigi. Esatto, no, questa volta l'hanno tirato fuori così, ma normalmente vi avvertiamo sempre, ma non solo i trailer, vi parliamo di robe che sono uscite, dei set, informazioni, leak, documenti, cazzi e mazzi, tutte robe così, alla Boris, esatto, a cazzo, se mi permetti. Vabbè, insomma, vi facciamo compagnia e poi possiamo parlare, si è creata una bella community, la gente che chiacchiera sempre di robe, di supereroi, è molto figo, infatti buona parte delle persone sono qui. Se volete farlo, basta semplicemente punto esclamativo Prime in chat, scrivete punto esclamativo Prime in chat e vi arriverà il linkino che vi darà la possibilità appunto di... Ivan sta viaggiando alla... sì, sto andando nel futuro. Ma questo non è uno sforzo per me parlare così velocemente, raga. Io rallento durante il live, perché questo qua è la mia versione normale. Bel cameo questo. Punto esclamativo Prime, grazie mille Fede, appunto, vedete tutti quanti i linkini per capire come fare. Sotto c'è un post che ha fatto bellissimo Sara che vi spiega come fare, lì potete, punto esclamativo social, mamma mia, potete lì andare al Linktree e accedere a tutti quanti i social. Niente, noi, ovviamente, e potete fare le donazioni, ci sono un sacco di vantaggi, non sto qua a perdere tempo. Noi vi ringraziamo. Prima lo sembra fare pubblicità dei medicinali, assolutamente, io batto il record del mondo di Paolo Bonolis, no, non è vero, non mi permetterei mai, non sono in grado, sono in extra bit. Vi ringraziamo ovviamente per essere passati in questa chat, in questa live, come ho già detto, per essere rimasti fino adesso pazzi come non siete mai stati, completamente 3 ore di live durante il pomeriggio, boh, prima o poi mangerete, e ci vediamo lunedì con... no, domani, non mi ricordo più, lunedì. No, lunedì con Black Widow. Lunedì con Black Widow. Niente. Ciao, ciao. Sara? Ciao, ragazzi. Ciao. Buonasera, ciao. Chiudi tu, Ivan. Ciao. Vabbè. Vediamo, aspetta. La faccio.